Io ringrazio tutti loro che sono intervenuti, che interverranno oggi, e in particolare io mi chiamo Paolo Bernardini, sono il direttore del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Insubria, che è l'ultimo, il settimo dipartimento, un po' come la settima musa, ma stiamo lavorando molto bene. E i miei primi ringraziamenti, sinceramente, vanno ai professoressa Paola Bocale, che è il centro creativo, il centro per lo studio delle minoranze, non solo è l'unico centro in Italia dedicato a questo soggetto, ma è anche il centro più attivo del nostro dipartimento. Poi ringrazio tutti i prestigiosi ospiti di questo webinar di oggi, il ministro Beltrame che ho nominato prima, la professoressa Lavagnino e tutti quanti che contribuiranno al lavoro oggi. Io devo dire che sono molto felice che si parli di questi rapporti tra Italia e Cina. E come storico della prima età moderna, come storico globale, quello che sta avvenendo in Cina è veramente meraviglioso. Distrugge completamente lo stereotipo dell'Oriente dormiente. Quindi rispetto all'Oriente dormiente, l'Occidente dormiente ormai, visto quello che sta succedendo in Cina, quello che sta succedendo in India. E quello che in generale sta succedendo in quello che noi ritenevamo a torto un grande pachiderma dormiente, non dorme affatto. Per quello che riguarda i rapporti Italia-Cina, io sono molto contento che in un'intervista mesi fa sulla Road and Belt Initiative con la RTTV, la televisione di Stato russa, che cercava di farmi dire che fossi contrario a questo, io in realtà, pur con le mie idee particolari sul sistema di governo cinese, ma che non entrano nel gioco, io dissi che sono assolutamente d'accordo, perché come un grande liberale Adam Smith diceva, ci vuole lo spirito di iniziativa, spirit of initiative, e che lo abbia uno Stato o lo abbiano i privati, alla fine è abbastanza indifferente, il mondo deve andare avanti e io credo che questa Road and Belt Initiative in realtà porterà grandi benefici all'Italia, perché soprattutto rivolgerà la propria attenzione a porti che sono languenti. Mi riferisco al porto della mia città, che è Genova, mi riferisco soprattutto nel settore adriatico a Venezia e Trieste. Trieste è un porto in grave sofferenza, quindi se arriverà un'ondata di vitalità, ma anche di investimenti cinesi, noi saremo ben contenti e in fondo rafforzeremo un rapporto che c'è dai tempi di Marco Polo, quindi dalla fine del 200, ma se addirittura non antecedentemente. Quindi per me questo è un bel momento e credo che sarà un rapporto estremamente fecondo, quello della Road and Belt Initiative, ma non solo quello. E sono molto felice, tornando al nostro piccolo particolare dell'Università dell'Insubria, sia che il CERM lavori così bene in questa direzione, sia che diciamo, il reparto di cinese, nostra sezione cinese sotto la cura del professor Colonia, funzioni così bene, attiri così tanti studenti che poi vanno in Cina, conoscono questo paese meraviglioso, lo confrontano all'Europa, lo confrontano all'Italia e diventano cittadini globali. Quindi non mi dilungo oltre, vi ringrazio per avermi invitato a presentare questa sessione, vi lascio ai lavori che io seguirò parzialmente, perché come direttore del Dipartimento molta amministrazione, avendo un consiglio domani, ma ringrazio ancora tutti quanti, vi auguro buon lavoro. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, io mi presento, sono Barbara Pozzo, sono il direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture e diciamo che sono un'amica del Centro Studi sulle Minoranze. Sono molto lieta di essere qui oggi, invitata dagli amici e colleghi Paola Bocale e Daniele Brigadoi Colonia, con cui collaboro da tanto tempo, sia diciamo così, nella ricerca, ma anche nel dottorato di ricerca che abbiamo istituito come dottorato interdisciplinare tra il dipartimento diretto dal professor Bernardini e dal mio dipartimento. Io sono una comparatista, sono una giurista e mi occupo di comparazione dei sistemi giuridici. In particolare sono una curiosa, quindi sono qui prima di tutto in veste di ascoltatrice, di persona che apprenderà sicuramente moltissimo da quello che verrà detto oggi. Sono però qui anche come diceva prima Daniele Brigadoi Colonia, come coordinatore dell'unità locale
di un progetto di rilevante interesse nazionale che è tutto dedicato alle nuove vie della seta, alla One Belt, One Road Initiative. Perché i giuristi si interessano alla One Belt, One Road Initiative? Well, you know, ci sono tantissimi aspetti che interessano i giuristi della One Belt, One Road Initiative. Tanto per cominciare, giusto per dire due parole che poi magari approfondirò nel corso della tavola rotonda finale, ci sono tutti i discorsi che interessano i giuristi relativi alla logistica di questa enorme, grande, imponente iniziativa che congiungerà o ricongiungerà la Cina all'Europa e in particolare all'Italia. E poi, come accennato poco fa dal collega Paolo Bernardini, c'è tutta la questione attinente alla gestione dei porti. Io in questo momento, nonostante abbia questo bellissimo sfondo della Bodleian Library di Oxford, ovviamente fake, perché non potrei mai permettermi di fare una puntata dalla Bodleian in diretta. Vi sto parlando da Trieste, vi sto parlando da Trieste, dove ovviamente il porto, sì, è vero, langue, però stanno facendo anche tante cose per riattivarlo. E non è un caso che una delle unità operative di questo progetto di rilevante interesse nazionale sia proprio a Trieste. L'altra, guarda caso, è a Genova. E infine c'è la sede centrale del nostro PRIN che sta all'Università di Bologna, dove lavorano congiuntamente i cosiddetti trasportisti, che non sono dei piccoli omini che portano i pacchetti avanti e indietro, ma sono i giuristi che si occupano di diritto dei trasporti, assieme a Marina Timoteo, che come Alessandra Lavagnino ben saprà, è direttore dell'Istituto Confucio di Bologna. Ecco, noi ci occupiamo di tanti aspetti, ovviamente, ma in particolare l'aspetto che più qui nell'unità operativa di Como interessa è il discorso sulla sostenibilità di questa iniziativa. Spero di poter andare più a fondo su queste tematiche appunto nel corso della mattinata, ma quello che mi interessa moltissimo è come questo discorso sulla sostenibilità, sullo scambio di modelli ambientali, sul ragionare in termini globali su quello che può essere l'intervento sia di Cina e di Europa al discorso del cambiamento climatico, tutte queste cose che fino a poco tempo fa sembravano, diciamo così, relegate in alcuni trattati internazionali che avevano poco impatto sulla pratica, in realtà, come sembra ormai evidente a tutti, diventano il pane quotidiano nelle politiche di tutti gli stati. E le politiche che la Cina porta avanti in questo settore sono non importanti, importantissime, sono importantissime perché ovviamente la Cina è uno stato dalla tradizione millenaria, ma anche uno stato che quando si muove, diciamo così, muove le acque. È impossibile non pensare in termini concreti alla Cina in questo momento storico in cui tutto si muove secondo quelle che sono anche delle dinamiche certamente diplomatiche, ma anche di stampo economico. Quando la Cina si muove è meglio che stiamo ad ascoltare quello che dice e soprattutto a capire in che direzione si muoverà. Ovviamente qui c'è una dialettica importante, una dialettica forte tra Europa e Cina, che ovviamente non può essere elusa, soprattutto perché noi vediamo la questione da un punto di vista europeo. Ma come vi dicevo, questo è un tema che riguarderà noi, riguarderà le future generazioni. Stavo dicendo, con questa idea di presentare oggi questo numero speciale della rivista, e per cui ringrazio anche il direttore e la coordinatrice che sono qua con noi oggi, penso che sia un ottimo motivo, un punto di partenza per cominciare a discutere di queste tematiche in modo interdisciplinare, cosa che secondo me è sempre la chiave di lettura importante in queste tematiche che veramente riguarderanno non soltanto appunto noi, ma anche tutte le future generazioni su tematiche veramente di grandissimo rilievo. Grazie ancora per avermi invitato. Sono Paola Vocale, sono la direttrice del Centro di Ricerca sulle Minoranze dell'Università degli Studi dell'Insubria.
Quindi saluto tutti, buongiorno a tutte e tutti e grazie di aver deciso di partecipare a questo evento. Vorrei raccontare brevemente perché è nato il CERM. Il CERM è stato istituito nel 2019 ed è animato da studiose e studiosi appartenenti sia al Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio, il DSWIT, che al Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, il DIDEC. Ecco, perché è nato il CERM? Il CERM è nato in un momento particolare, in un momento in cui le nuove geografie, anche i nuovi flussi migratori degli ultimi, diciamo, decenni, chiedono, stimolano una radicale discussione e riformulazione di tutta una serie di nozioni, nozioni come identità, società, inclusione ed esclusione, appartenenza, ma anche lingua, cittadinanza. Quindi attraverso veramente una visione inclusiva e comprensiva delle minoranze, che ne vuole sottolineare anche le potenzialità di capitale umano, di crescita e di sviluppo nei diversi territori, il CERM vuole promuovere e favorire ricerche interdisciplinari sulle minoranze, quindi favorendo sinergie fra vari tipi di competenze, competenze sicuramente sociolinguistiche, storiche, giuridiche, ma anche pedagogico-educative e sociologiche. Quindi il CERM ha veramente una struttura interdisciplinare e multidisciplinare che coinvolge linguisti, storici, giuristi, educatori, sociologi, ma anche studiosi di storia delle religioni, di letteratura. Quindi la sua istituzione vuole essere veramente un punto di coordinamento per tutti coloro che sono interessati al tema delle minoranze. Ecco, quindi sostanzialmente questo che volevo dire del CERM e auguro adesso, insomma, buon lavoro a questo seminario veramente interessante, organizzato dal nostro vice direttore del CERM e coordinatore della sezione Minoranze e Società, il professor Daniele Brigatoi Cologna. No, in realtà io darei proprio la parola subito ad Alessandra Lavagnino in modo che introduca Orizzonte Cina e Arianna Ponzini, Giovanni, i due Giovanni, e poi qualcosa dirò anch'io, ma in modo tale che possiamo cominciare ad entrare in argomento. È con grandissimo piacere che vi vedo qui su questo schermo multiplo e davvero sono contenta perché a vecchi amici, a studenti, ci sono anche carissime amiche. Barbara, ti sto invidiando quella tua Bodleian là dietro, che non so come fare a metterla dietro il mio screen. Comunque, con grandissimo piacere abbiamo partecipato, voluto organizzare insieme con voi in Subria incontro di oggi e questo incontro di oggi e quindi con molto piacere do innanzitutto la parola ai amici e coordinatori della rivista Orizzonte Cina. Orizzonte Cina ci accompagna ormai da molti anni ed è una rivista sempre più qualificata, utile, direi quasi indispensabile. Non più tardi di ieri ho sentito in un altro webinar una persona che citava il vostro contributo sui sondaggi fatti nei paesi europei recenti. Non ha detto che venivano da voi, però. Quindi questo mi dispiace perché secondo me è sempre importante citare le fonti, però l'ho trovato, era molto interessante e quindi per dire che questo numero che voi andate a presentare adesso e vi lascio la parola, mi sembra che in questo momento in cui di Cina si parla in maniera anche un po' sconsiderata, dimenticando una serie di cose fondamentali e fondanti, è importante fare il punto della situazione con delle persone che hanno, come dire, diritto e autorità a parlare. Una cosa che, perdonatemi, proprio inizio, e credo che è un quesito che pongo anche al ministro Beltrame. Ho visto che nel numero si parla di normalizzazione, è una scelta parlare della normalizzazione dei rapporti, mentre altri parlano di allacciamento dei rapporti, istituzione dei rapporti. No, Orizzonte Cina parla di normalizzazione dei rapporti. Io partirei proprio anche da qua per questa presentazione, non so cosa ne pensate, Perché l'italiano, la nostra lingua, vuol dire anche delle cose. Normalizzazione è una scelta. Istituzione vuol dire un'altra cosa, allacciamento che viene anche molto adoperato, a me sembra un po' l'allacciamento della luce del telefono, non so se
se sono troppo, però appunto pronti a sentire quali sono poi le lingue speciali della diplomazia e anche la lingua della politica. Allora passo la parola innanzitutto a Daniele Brigado di Colonia, centro di ricerca, ed eccolo, è parte della redazione. Daniele, a te con un grande piacere. Grazie Alessandra. Ma io in realtà mi faccio volentieri da parte, perché lascerei che il numero lo presentassero innanzitutto Arianna Ponzini e poi Andornino e Gabusi. Mi piacerebbe poi dire delle cose in chiusura prima di ricedere, diciamo, la parola alla discussione, alla moderatrice. Perché in realtà io nell'ambito di questo numero mi sono occupato soprattutto di un elemento, se vogliamo, piccolo, anche se significativo, di questa vicenda storica della normalizzazione dei rapporti appunto tra Italia e Cina, ovvero il modo in cui ha investito la minoranza cinese d'Italia, che è il mio tema di ricerca principale. Ma oggi chiaramente non parleremo soltanto di questo, ci mancherebbe altro, quindi senza ulteriori indugi cedo la parola magari ad Arianna prima, che ci racconta due cose su come funziona questa rivista, quali sono i suoi obiettivi, e poi al resto del panel. Grazie. Buongiorno a tutti, mi sentite? Ok, grazie mille, ringrazio tantissimo la professoressa Lavagnino per la presentazione e anche Daniele Colonia. E appunto io sono Arianna Ponzini e sono la coordinatrice del comitato editoriale di Orizzonte Cina. In realtà il mio intervento di oggi serve appunto a un po' complementare forse gli interventi dei colleghi, dei tre colleghi che seguiranno e che appunto presenteranno voi i propri contributi dell'ultimo numero di Orizzonte Cina, dedicato, come si diceva, al 50° anniversario della normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia. Io quindi completo un po' il quadro illustrando un pochino la struttura di Orizzonte Cina, un po' il dietro le quinte per quanto posso, e soprattutto il ruolo della rivista all'interno proprio del dibattito in lingua italiana sulla Cina contemporanea. Io appunto sono la coordinatrice del comitato editoriale da quest'anno e ho avuto l'opportunità quindi di seguire la realizzazione dei tre numeri usciti in questo 2020. In realtà l'ultimo uscirà a brevissimo, nelle prossime settimane. Il 2020, c'è da dire, è stato un anno speciale, diciamo così, anche per noi, e quest'oggi mi soffermo più che altro sulle sfide, sulle novità positive che quest'anno ha portato. La rivista ha sicuramente assistito a un rinnovamento generale, possiamo dire così, a partire appunto dalla direzione, che appunto ha visto la nomina di un condirettore, che è appunto Daniele Brigado di Colonia, che è qui con noi a fianco del direttore Giovanni Andornino. Io stessa appunto sono subentrata a coordinare la redazione, la quale a sua volta poi ha accolto nuovi membri, così allargando la nostra squadra. Devo dire che insieme abbiamo lavorato moltissimo in questi ultimi mesi, che non sono stati certamente semplici, e saremo poi molto lieti di condividere a suo tempo poi tutte le novità in arrivo per noi e per la rivista nelle prossime settimane. Presentando appunto la rivista a chi è nuovo, Orizzonte Cina esiste dal 2010 ed è appunto promossa dal Torino World Affairs Institute, che ha sede appunto a Torino. Tutti i numeri della rivista sono accessibili gratuitamente e sono pubblicati in open access dal Two China Center, che è appunto un centro del Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino, e tra le altre cose detiene appunto la responsabilità scientifico-redazionale della rivista Orizzonte Cina. Per inquadrare un pochino meglio la rivista, possiamo dire che Orizzonte Cina è censita dall'ANPUR, è appunto la classifica tra le riviste scientifiche italiane per l'area 14. L'area 14 appunto riguarda le scienze politiche e sociali. Anche se in realtà si sta poi lavorando per ottenere una classificazione anche per l'area 10, essendo che appunto queste due aree sono quelle che riflettono meglio, possiamo dire, gli interessi e le competenze disciplinari anche della direzione e della redazione. Come già illustrato, appunto la direzione di Orizzonte Cina è qui presente oggi con appunto direttore e condirettore. Due parole invece anche sul comitato di redazione, che è un comitato che si è appunto rinnovato, come si diceva, di recente, accogliendo nuovi membri, ed è molto vario in realtà, sia da un punto di vista geografico. Infatti abbiamo affiliazione ad atenei italiani in diverse città, europei e anche cinesi, e anche vario però per interessi di ricerca e proprio competenze disciplinari.
Orizzonte Cina è una rivista a cadenza quadrimestrale e quindi pubblichiamo 3 numeri all'anno e contribuisce appunto al dibattito in lingua italiana sulla Cina contemporanea con un approccio che, come si diceva, è interdisciplinare sicuramente, ma anche appunto fondamentalmente quello degli studi d'area. Data l'area appunto disciplinare di appartenenza, i saggi e gli articoli di ricerca che vengono proposti sono principalmente a vocazione politologica e sinologica e sono il frutto di ricercatori di diversa estrazione e anche provenienza geografica, proprio appunto per promuovere un dialogo che porti avanti diverse prospettive di analisi e di ricerca. Il numero 2, appunto, proprio che è il focus di quest'oggi, è sicuramente un buon esempio di questo approccio, anche solo poi ascoltando i contributi dei 3 colleghi che appunto presenti oggi, che presenteranno il proprio contributo, si potrà vedere appunto come si è scelto di affrontare un'analisi delle relazioni Italia-Cina da prospettive differenti e sicuramente complementari. Quindi abbiamo infatti la lente delle relazioni diplomatiche, che appunto, come probabilmente ci presenterà il professor Andornino, quelle economiche di cui ci parlerà il professor Gabusi, la prospettiva dei cinesi d'Italia, anche come diceva appunto il professor Cologna. Abbiamo chiaramente altri contributi che non vengono presentati oggi, però che riguardano anche le relazioni militari e di sicurezza, e infine anche quelle tecnologiche, che sono sicuramente tutte tematiche molto salienti e rilevanti. Ecco, questo approccio poliedrico forse, che però contribuisce a definire un quadro di analisi multiprospettico, se vogliamo, è sicuramente un approccio che viene privilegiato all'interno della rivista e non solo all'interno, anche al di fuori in realtà. A questo proposito, proprio per agevolare il dialogo tra le diverse prospettive, noi ci proponiamo a Orizzonte Cina di favorire anche le traduzioni di articoli, quindi proposti da ricercatori internazionali, principalmente traduciamo dall'inglese ma anche dal cinese. A titolo esemplificativo, giusto per portare un esempio, nel numero di oggi, oggetto di discussione, abbiamo tradotto un articolo proposto da una professoressa della Fudan University, la quale appunto ha presentato la sua ricerca e i suoi dati per proporre una prospettiva analitica circa il tema del populismo in Europa e di come esso ha avuto o non ha avuto impatti poi sulle relazioni Italia-Cina. In generale, quindi, appunto, riguardo alla struttura, ogni numero si compone di una sezione monografica che viene destinata a un tema di particolare salienza o rilevanza. Per quest'anno i 3 numeri appunto presentati hanno presentato 3 macrotemi, che sono stati Taiwan per il primo numero, il 50° appunto anniversario per questo secondo numero, e poi l'ultimo numero verterà invece sull'ecosistema dell'innovazione cinese. A questa sezione monografica si associano poi 2 rubriche fisse, ad ora sono 2, ovvero la rubrica cosiddetta STIP, quindi è un osservatorio di innovazione e tecnologia che viene curata dal professor Francesco Silvestri, che oggi non è qui, però è appunto un membro della nostra squadra to China, e appunto la rubrica cinesi italiani sui cinesi d'Italia, che è appunto a cura del professor Cologna. Infine c'è una recensione che appunto propone dei testi di diverso genere che vengono appunto consigliati ai lettori per approfondimenti tematici e che viene curata dal professor Giuseppe Gabusi, qui presente oggi. I manoscritti appunto poi per la sezione monografica vengono sottoposti nel momento in cui appunto li riceviamo a un doppio ciclo di revisioni, innanzitutto una verifica redazionale da parte di un membro interno e poi una revisione a doppio cieco da parte di revisori esterni, proprio in linea con le raccomandazioni del Committee on Publication Ethics. Per quanto riguarda invece il target, possiamo dire che, data anche la natura della rivista, il target a cui Orizzonte Cina si rivolge è molto ampio, quindi include sia accademici che individui curiosi o appassionati di Cina per diversi motivi. E qui in realtà mi limito solo a condividerne magari uno in particolare che è piuttosto concreto, appunto infatti data la sede e la direzione scientifica di Orizzonte Cina a Torino, sicuramente la rivista è uno degli strumenti diciamo elettivi che vengono messi a disposizione proprio dal To China Hub ai propri studenti, come si diceva ad esempio gli studenti del percorso Global China.
per approcciarsi appunto agli studi d'area e restare soprattutto aggiornati sulle più recenti e salienti anche agende di ricerca sulla Cina contemporanea. Concludendo brevemente appunto sulle tematiche, si diceva, affrontate quest'anno e quindi su come la rivista si è completamente inserita all'interno del dibattito. Il primo numero, si diceva, è incentrato su Taiwan ed è stato curato dal professor Stefano Pelaggi dell'Università La Sapienza di Roma. Le prospettive presentate sono diverse. Quindi vengono affrontati discorsi identitari che appunto hanno portato gli abitanti di Taiwan poi a sentirsi e a definirsi in qualche modo taiwanesi, discorsi poi politici che osservano appunto il percorso di democratizzazione dell'isola, ma anche di sicurezza e discorsi anche economici dell'isola di Taiwan. Tra gli autori per questo numero, per questo primo numero, abbiamo anche avuto il piacere di accogliere il contributo di Davide Giglio, che è appunto ministro plenipotenziario ed è responsabile dell'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale d'Italia, Taipei. Il tema taiwanese è stato scelto anche per la sua salienza negli ultimi mesi, ritenendo appunto utile contribuire al dibattito con delle prospettive appunto da parte di diversi esperti, sia accademici ma non solo. Non mi soffermo a lungo sul numero 2, appunto i cui contributi verranno presentati a breve dai miei colleghi, appunto verranno presentati direttamente da chi li ha scritti, e in parte appunto ne ho accennato poc'anzi. Ma parlando giusto brevemente dell'ultimo numero in uscita, che appunto, come si diceva, tratterà dell'ecosistema dell'innovazione in Cina, che è un altro tema molto tempestivo e di particolare salienza in questo periodo storico, chiamando sicuramente in campo poi anche gli Stati Uniti. Questo ultimo numero sarà appunto a cura del professor Francesco Silvestri, che è sempre il curatore della rubrica sulla tecnologia ed è un esperto in questione di tecnologia e innovazione in Cina. Il tema dell'innovazione verrà trattato sempre da angolazioni molto diverse. Per dare così un'anticipazione, avremo sicuramente tra le prospettive quella dell'industria spaziale cinese, quella della cooperazione tra Unione Europea e Cina in campo proprio di ricerca nel settore, lo spazio digitale, anche la filantropia e la green finance, per concludere. Quindi, e tra questi contributi ce ne saranno sempre tre che verranno tradotti, quindi di autori cinesi e europei. Quindi io concludo qui, insomma, il mio breve intervento e spero di aver contribuito a contestualizzare un pochino i contributi che appunto verranno presentati a breve, e presentando appunto, inserendoli nella struttura più generale di Orizzonte Cina, oltre che appunto cercando di presentare il ruolo all'interno del dibattito. E senza ulteriore indugio vi ringrazio molto per questo spazio e lascerei la parola ai contributors di questo numero. Grazie Daniele, grazie e buongiorno a tutte e tutti. E vorrei ringraziare innanzitutto per la doppia ospitalità la professoressa Bocale, per sia come insomma, partecipazione in questo momento di riflessione, sia per avermi accolto nel CERM, di cui sono molto felicemente un membro e insomma sono io stesso rimasto stupefatto man mano che Daniele Brigado di Colonia mi ha illustrato le attività del centro rispetto alla sua vulcanica natura. E poi saluto anche e ringrazio la professoressa Pozzo, anche in questo caso ho avuto il piacere di sentire direttamente da Daniele alcune delle, come dire, osservazioni di contesto riguardo agli studi che state portando avanti nel vostro PRINE, anzi congratulazioni, so che è stato come sempre molto competitivo e anche faticoso da far partire, non tanto il vostro quanto in generale tutto il macchinario, però insomma per chi di noi segue le tematiche cinesi, sapere che c'è un pool così composito di giuristi insigni che si occupano delle implicazioni giuridiche che ha questa dinamica in atto è anche rassicurante, no? Perché in un certo senso il giurista vede il dover essere, mentre il politologo si occupa di quello che accade in realtà, e da ora quello che accade in realtà è sufficientemente come dire, demotivante da rendere, come dire, gradita che ci sia la presenza di chi ti dice come dovrebbe essere, se poi qualcuno ci si mettesse di buona lena magari potrebbe essere. E dunque, insomma, leggerò con molta attenzione e con interesse i risultati della vostra ricerca, quindi bocca al lupo anche per questa parte di attività.
E poi, oltre ai miei colleghi, mi fa piacere salutare Sandra Lavagnino, che vedo di rado, appunto, lei salutava colleghi e studenti. Siamo tutti un po' studenti di Sandra, voglio dire, per cui, insomma, io mi colloco molto volentieri nella seconda metà del campo. Non solo dal punto di vista degli studi specifici, io sono un politologo, nasco come internazionalista, non sono un sinologo e pertanto non sono stato un suo studente in senso stretto, però Sandra Lavagnino ha avuto tra le innumerevoli attività scientifiche e culturali, le due cose non sempre coincidono, una responsabilità anche editoriale molto significativa nel corso della sua carriera, che è inutile nascondere essere stata una delle fonti di ispirazioni mie personali e di innumerevoli confronti con i miei colleghi, rispetto a qual è la natura che si può immaginare o si deve immaginare per Orizzonte Cina, che è la rivista che molto felicemente dirigo dal 2010. Perché voglio presentarla anche a chi ci ascolta e a chi non è un po' fuori dagli arcana imperi dell'Accademia. Ci vuole una certa misura, non so, non voglio dire di fegato perché poi sembra di autoincensarsi, ma lo vorrei qualificare. Ci vuole un pochino di sconsideratezza per mettere in piedi una rivista interdisciplinare o multidisciplinare oggi, in Italia in particolare. Ci vuole perché, diciamo, per la struttura degli incentivi che il nostro mondo accademico ha creato per se stesso, quindi questo ce lo siamo costruito da soli, è molto disincentivante lavorare a cavallo tra discipline. Lavorare all'interno di una stessa disciplina, magari con diverse tonalità, quindi tra giuristi di diversa estrazione, faccio un esempio, o politologi di diversa estrazione, è, come dire, prassi consolidata e gradita. Ma lavorare di area, cioè di studi di area, quegli stessi studi che gli Stati Uniti promossero con tanta enfasi e enormi quantità di risorse durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando si candidavano a governare un mondo che obiettivamente non avevano conosciuto così approfonditamente. Quegli studi di area lì, di cui personalmente ritengo ci sia enorme bisogno nel presente e futuro prossimo, perché non c'è nulla da nascondere rispetto al fatto che l'Italia si trova a ballare molto più da sola del passato, fuori dalle logiche della guerra fredda, tutelanti, in cui gli Stati Uniti, insomma, ci coprivano e in cui abbiamo bisogno di gestirci in rapporti con soggetti molto più grandi di noi, estremamente diversi, con cui non abbiamo alcuna affinità. L'Unione Sovietica era un'altra cosa. L'Unione Sovietica era fatta di dirigenti che comunque leggevano Dostoevskij, conoscevano la musica classica e sapevano che a San Pietroburgo i palazzi li hanno costruiti architetti italiani. In Cina non si legge Dostoevskij, in Italia non si legge Il sogno della Camera Rossa, non si leggono i Tre Regni, almeno se non per specialisti. Abbiamo una diversa, come dire, possiamo, come dire, certamente consolarci guardando a alcuni momenti, diciamo, di incontro, di incrocio, stimolanti, simbolicamente rilevanti, ma obiettivamente non caratterizzano questi momenti. Mi riferisco a quelli citati tipicamente, no? Nel colloquio anche diplomatico, Marco Polo, Matteo Ricci, Gesuiti, Petrocetta, Castiglione, non appartengono al patrimonio condiviso dei nostri due popoli. Dunque la distanza culturale, oltre che geografica, di prassi è notevole. Come diceva in apertura il direttore del Dipartimento, altro che come dire, elefante dormiente, qui parliamo addirittura di strumenti, di meccanismi di innovazione rivolti ai consumatori, rivolti alle nuove generazioni, scientifici e culturali, scusate, tecnologici e culturali, che rendono questo paese diverso ancora di più in prospettiva, non più simile a noi mano a mano che il benessere cresce, perché le strategie di consumo, di definizione della propria identità, eccetera, vanno con una velocità che noi in Italia non siamo ben attrezzati a cogliere nelle loro implicazioni. Quindi, insomma, la convergenza non è, a mio modo di vedere, una tendenza ineludibile. E se la distanza culturale, geografica e di pratiche rimane, in questo senso dico, gli studi di area sono essenziali per cogliere le implicazioni, ma per stare con l'orecchio appoggiato al terreno. Questo lo fanno sinologi, lo fanno politologi, lo fanno coloro che lavorano sul campo. Ecco, ahimè, forse è un errore mio che lo auspico, forse invece è un errore della comunità, un errore di miopia, di come dire, di past dependency, per cui si è così e si vuole rimanere, si tende a rimanere come si è. Questo genere di lavoro a cavallo tra le discipline, sulle aree e sul campo, parlo per la mia, certamente tra i politologi è ancora considerato esotico residuale. E io mi occupo di Cina, ma ho fior di colleghi che si occupano di mondo, come dire, diciamo, islamico variamente inteso,
che sono molto più numerosi, perché chiaramente questo è il nostro vicinato più prossimo, che sperimentano esperienze un po' simili. Immaginate fare una rivista, che significa come Sandra Lavagnino sa meglio di chiunque in questo consesso, un enorme dispendio di tempo, momenti estremamente gratificanti di confronto tra i colleghi, che quello è quello che poi alla fine nutre, almeno parlo per la mia esperienza, ma nutre il desiderio di continuare. È un dispendio di tempo per il quale viene occasionalmente guardato dai tuoi colleghi con un misto, come dire, di stupore e un po' di condiscendenza, perché probabilmente quel tempo si potrebbe rispondere alle strutture di incentivi accademici meglio se tu in realtà facessi qualcos'altro. Quel qualcos'altro può essere un articolo, che pure scriviamo con abbondanza, ma scientifico, che parla a un numero esiguo di persone, di estremi specialisti, che si verificano l'un con l'altro, e questo è fondamentale, no? Ce lo racconta, ce lo spiega Popper, ce lo spiega Kuhn, ce lo possono spiegare generazioni di studiosi. Tuttavia, tende a produrre un rischio di autoreferenzialità se non è temperato da una, come dire, quasi etica dell'ingaggio con la realtà che ci circonda, perché altrimenti finiamo in una ridotta in cui parliamo a noi stessi di ciò che interessa a noi, non necessariamente di ciò che succede intorno a noi. Quindi, quando qualcuno, come la professoressa Pozzo, guida un'unità locale su di giuristi, su Belt and Road Initiative, supera questo rischio di autoreferenzialità, ingaggia il futuro, anche senza aver paura del fatto che questo futuro è comunque ti espone a una sfida, perché ovviamente è una dinamica che non conosci, perché non c'era prima, e pertanto è una sfida intellettuale e culturale, perché poi deve finire, deve precipitare, ed è giusto quindi, secondo me, riconoscere che è bello che sia con noi il ministro Beltrame, perché devono precipitare queste dinamiche di studio su, noccioli duri, non dico di raccomandazioni di policy, ma quantomeno di concettualizzazioni spendibili in un discorso policy oriented, cioè dove tu parli con i decisori. Perché non è ammissibile che il nostro contribuente italiano paghi dei professori perché parlino fra di loro, mentre la realtà viaggia su un'altra velocità con altri interlocutori. A me pare un significativo, grave sperpero di risorsa pubblica se questo non avviene. Per alcuni è più semplice, no? Per gli ingegneri lo sarà sempre, è evidente. Ma noi non ci possiamo sottrarre a questa, dal mio punto di vista, a questa discussione. Ecco dunque che la nostra rivista... E come dire, rapidamente mi sposto a un commento sull'articolo che ho proposto, ma parlo, cerco anche insomma di far seguito a quello che molto bene diceva la dottoressa Ponzini. La nostra rivista gode della presenza di colleghi che condividono in definitiva questa sensibilità, colleghi delle università italiane che volutamente noi abbiamo coinvolto e continuiamo in numero crescente a coinvolgere. Direi sull'unica base dell'adesione all'importanza di sacrificare un po' del nostro, diciamo, interesse in senso stretto di accademici che devono fare ciò che si deve fare per poter andare avanti in carriera, rispetto all'esigenza di nutrire e di, a costo di spendere dei giorni di lavoro, creare una piattaforma in open access che stimoli e contenga un dibattito maturo. E quindi ecco il riferimento che veniva fatto al processo di peer review, perché questo non è incompatibile con scrivere qualcosa che serve, è necessario. Solo che la peer review, anziché limitarsi a verificare che le fonti siano giuste, che la struttura dell'articolo sia quella, diciamo, come nota, fotocopia di quanto ci viene dalle riviste anglosassoni, deve fare un salto di qualità ulteriore, cioè deve rispondere a una domanda di fondo che per me è: so what? Se non c'è so what, possono pubblicare l'articolo da un'altra parte. E questo è l'unico elemento, se posso permettermi, di distorsione che scientemente impongo nella, diciamo, lavorazione dei numeri insieme, grazie a Dio, al collega Daniele Brigodoi Cologna, perché potete credermi, non è un peso piccolo da portare quello di orientare un dibattito culturale nel suo micro su una rivista di questo genere. Eppure è l'unica rivista che il 6 di novembre del 2020 c'era con un numero dedicato alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche. Non sei mesi dopo, il 6 novembre, perché questo numero è stato concepito 9 mesi prima, perché le cose vanno costruite per tempo e perché a costo di sacrifici delle 4 del mattino c'è, dal mio punto di vista, un test di serietà a cui bisogna rispondere con costanza. Il problema italiano, troppo spesso, credo che il ministro Beltrame questo ce lo possa testimoniare in prima persona, è un tema di velleità, cioè un tema di grandi intuizioni,
forte spinta anche diciamo, di spiriti intraprendenti verso operazioni ambiziose, a cui però spesso poi non fa seguito il lavoro pesante, faticoso e molto meno stimolante del follow-up, cioè di stare dietro gli accordi fatti, di stare dietro alle ambiziose firme. E spesso questo non avviene perché sappiamo che i nostri cicli politici sono molto sincopati, e questa è certamente una delle grandi, e arrivo al punto del mio saggio, una delle grandi limitazioni che il nostro paese patisce, di cui siamo tutti responsabili, perché è chiaro che la classe dirigente in qualche misura ci ha catturati, nel senso che si autoperpetua, ma comunque viene eletta in un sistema democratico e noi siamo gli elettori, tra gli altri. Dunque la rivista, il numero 2 2020, è un numero che si apre con un saggio che ho cercato di stendere, dove, diciamo così, la mia lettura di quello che è avvenuto il 23 marzo del 2019 è una lettura che si gioca su due piani che non si parlano. E io ve la voglio sintetizzare così, questa cosa. Ve la sintetizzo con un'esperienza diretta che ho vissuto il giorno stesso in cui fu firmato questo accordo, perché per i casi della vita io ero presente, in quanto anch'io scambiavo un accordo bilaterale poco dopo quello firmato in quella fase dall'allora ministro per lo sviluppo economico Di Maio con il presidente della National Development Reform Commission cinese. E il tema è questo: la narrazione che fu fatta dalle autorità italiane in questa fase, in tutta la fase precedente, ma vi potrei invitare a confrontare ad esempio il dibattito parlamentare che si svolse alla Camera e al Senato il 19 marzo, pochi giorni prima. Era un dibattito costruito sull'idea che l'atto che andavamo a firmare, non giuridicamente vincolante come ben sappiamo, costituiva una sorta di carta di intenti che aveva per l'Italia risvolti eminentemente, se non esclusivamente, di carattere economico. Adesso spenderò una parola per, come dire, entrare nel merito. Quando dopo le firme a Villa Madama di quella mattina ci fu il pranzo di Stato offerto al Presidente del Consiglio, e il presidente Xi Jinping prese la parola nel brindisi consueto riservato all'ospite, e le sue prime parole a braccio, non comprese nel testo scritto del discorso, si riferirono in modo esplicito a Zhengzhe Guanxi, alle relazioni politiche che lui spiegò essere venuto in Italia per rafforzare, concludendo la sua prima frase dicendo: e ci sono riuscito. I due piani del discorso che non si incontravano, dunque, sono un piano che è riferito alle motivazioni italiane e l'altro che è riferito alle motivazioni cinesi. Perché mentre tutti abbiamo discusso a lungo su quali siano stati i motivi che hanno spinto l'Italia, un paese del G7, membro fondatore dell'Unione Europea, alleato della NATO, a firmare un accordo che, come sappiamo bene, era osteggiato in modo anche piuttosto, direi, sicuramente un po' sgangherato da parte degli Stati Uniti, che uscirono con un tweet mitico che ancora potete vedere del National Security Council, in cui sostanzialmente chiedevano a un paese sovrano, pur amico quali noi siamo, di fare un'altra cosa rispetto a quella che ormai evidentemente il nostro governo aveva deciso di fare, un atto, diciamo, che si usa coprire con un po' più di discrezione. Ma anche Pechino, anche Berlino e Parigi non erano particolarmente d'accordo. Ecco, e questa scelta che fu compiuta dall'Italia era una scelta che veniva riferita alla necessità di guadagnare agency, cioè sostanzialmente un discorso in cui si diceva: altri paesi hanno avuto più fortuna di noi nei rapporti commerciali, creiamo spazi di agency, cioè di capacità d'azione per le nostre istituzioni, impostando all'interno della cornice One Belt and Road Initiative una nostra specificità che dovrebbe darci spazio, agio, capacità di incidere maggiore rispetto a quella che storicamente abbiamo avuto e che è insoddisfacente. Che sia insoddisfacente lo si articola in vari modi, ma diciamo gli economisti tendono a dirti: guarda, siccome abbiamo un disavanzo strutturale nella bilancia commerciale sui 20 miliardi di euro su 35, è chiaro di interscambio, è chiaro che qualcosa non va, non riusciamo a raddrizzarla questa situazione, ed è problematica per un paese come il nostro che vive di export, no? Quindi il tema era questo. Dalla parte italiana effettivamente il Presidente del Consiglio, che lo disse in Parlamento, ma i ministri, i sottosegretari molto coinvolti dell'epoca lo reiterarono, il tema era guadagnare spazio di manovra all'interno di un accordo.
Questo fu dibattuto. Io mi sono concentrato di più sul chiedermi, ma invece i cinesi perché volevano firmare? Perché no, si balla in due il tango, giusto? Quindi mi sono chiesto, abbiamo tutti riflettuto tanto sul perché gli italiani abbiano voluto firmare, ma i cinesi? I cinesi, nella mia proposta, diciamo, di interpretazione, hanno firmato essenzialmente per portare a casa un punto simbolico. Io ne ho parlato come di un importante contributo a una politica molto raffinata che sviluppano ormai da tempo di promozione del proprio status internazionale. E lo status, per chi arriva da un percorso politologico e quindi conosce magari le categorie e l'approccio del costruttivismo nelle relazioni internazionali, lo status, cioè la percezione generalizzata rispetto a un paese, è una, come dire, fondamentale, un attributo fondamentale della potenza. Oltre, diciamo, le dimensioni materiali, la dimensione simbolica, il riconoscimento generalizzato è importante. Quindi lascio poi all'uditorio di valutare se rispetto a questo premio, di questo rafforzamento della relazione politica che Xi Jinping stesso rivendica immediatamente dopo la firma, mentre la parte italiana ne parla e costruisce un discorso tutto incentrato sulla dimensione economica, ecco, se siamo riusciti a istituire, diciamo così, una bargain, no? Una grand bargain, per l'Italia questo era un grande, no? Un grande punto di accordo, tra un interesse cinese spiccato di ambizioni globali, in cui naturalmente lo status è una componente, un ingrediente decisivo, e noi italiani non siamo il più piccolo dei paesi che lo può fornire, proprio perché siamo un paese del G7, membro fondatore dell'Unione, alleato della NATO, siamo anche la grande superpotenza culturale che tutti riconoscono che siamo, probabilmente tranne noi stessi che non ci autoriconosciamo come tali. Quindi un paese come il nostro ha una grande capacità di conferire status. Ecco, questa grande capacità l'abbiamo dispiegata in un accordo importante a 50 anni dall'inizio delle nostre, della normalizzazione delle relazioni con la Repubblica Popolare, l'abbiamo impiegata pienamente. È un atto sovrano, dato che il governo all'epoca si voleva definire in qualche misura sovranista, è un atto sovrano assolutamente da rivendicare per chi l'ha fatto, ma da sottoporre a vaglio critico rispetto a ciò che si è ottenuto in cambio. E se l'impostazione, vado a chiudere, del nostro accordo era costruita su una relazione asimmetrica tra un dare politico e un ottenere economico, naturalmente dobbiamo valutare con spirito critico quale sia stata la commisurabilità di ciò che abbiamo ottenuto in cambio dal punto di vista economico rispetto a ciò che abbiamo dato dal punto di vista simbolico, perché abbiamo dato, dal mio personale punto di vista, molto. Questo è il genere di dibattiti che secondo me occorre che si facciano. Sono purtroppo dibattiti un po' più grandi di quelli che stanno sulle riviste, sui quotidiani, e questo un pochino rende difficile portarli tra le persone, nella loro quotidianità, ma secondo me sono dibattiti che non devono essere offuscati invece da un iperscientismo dove tu ti ritrovi a discutere di categorie anziché di fatti. Le categorie devono servire ad aiutarti a spiegarli questi fatti, a impostare un'analisi. E questo deve essere accessibile. La logica del nostro Orizzonticina ad accesso gratuito e pubblico, con un linguaggio accessibile, con attenzione alle parole, come diceva Sandra Lavagnino. Io sono stato allievo di Lorenzo Ornaghi, uno che ti forma ai termini concetto in Università Cattolica a Milano, sono rimasto affezionato a questa impostazione importante. Quindi dal nostro punto di vista le parole, gli atti simbolici hanno un peso, status internazionale ne abbiamo conferito. È importante, quando sarà calata la pressione e la polvere di questa pandemia che anche confonde le acque, valutare a tempo debito se la controparte saremmo riusciti a ingaggiarla anche nell'avere in cambio ciò che era atteso. Io all'epoca ero scettico, perché un governo richiede tempo per poter avere dei dossier maturi da negoziare. Fu fatto molto in fretta questo accordo. Naturalmente è una responsabilità di chi oggi non è più al governo se non in parte, e ciò nonostante anche in sede storica a questa responsabilità occorrerà poi riferire un giudizio critico, e lì sì che l'Accademia farebbe bene a non nascondersi dietro un dito. E vi ringrazio. Grazie Giovanni. Prendo io la parola molto brevemente prima di introdurre Giuseppe Gabusi, che giustamente ha bisogno del suo spazio. Vi ricordo che abbiamo ancora un'ora, quindi in quest'ora abbiamo anche tante cose, tanta carne al fuoco da cuocere, da non arrostire, anzi da rosolare per bene. Quindi adesso passo la parola a Giovanni Gabusi, che saluto con molto piacere, e poi appunto mi riservo di moderare
il dibattito. Devo dire che moderare dovrei moderare innanzitutto me stessa, però mi modererò per far parlare gli altri. Va bene, adesso la parola quindi a Giovanni Gabusi, con molto piacere, prego. Grazie, in realtà sono Giuseppe Gabusi, ma noi siamo ormai con tutte queste G, ci confondiamo. Comunque, grazie ancora e scusate. Allora, grazie innanzitutto all'Università dell'Insubria, quindi alle colleghe, alla collega professoressa Bocale, alla professoressa Pozzo. Mi fa piacere che appunto sia una giurista anche a condurre questo programma di ricerca, perché appunto non è un mistero che io sia laureato in giurisprudenza e quindi, come si dice, il primo amore non si scorda mai, tra l'altro con un profilo comparato, e ritengo che la comparazione in ambito giuridico sia veramente la chiave di svolta per l'interpretazione dei fenomeni giuridici appunto. Ringrazio anche la professoressa Lavagnino, i cui libri ho chiaramente letto e a volte anche recensito con piacere su Orizzonte Cina. Ringrazio tutti e permettetemi anche, come dire, di essere felice per condividere questo seminario, che in qualche modo si colloca anche all'interno delle, come dire, potremmo chiamarle celebrazioni, ma in realtà non abbiamo mai celebrato, dei 10 anni della rivista, perché come diceva Giovanni, partimmo io e lui nel 2010 e se andate a vedere i primi numeri viene anche da sorridere, perché la veste grafica era veramente un po' artigianale e vedere la rivista crescere ed essere arrivata a questi punti come dire, coinvolgimento dei colleghi nazionali e oltre, a cominciare anche dal professor Brigadò di Colonia, è un grande piacere. Diamo molto spesso le cose per scontato e penso che una lezione di questa pandemia invece è che faremmo bene a non dare per scontato che siamo ancora qui tutti dopo 10 anni a raccontare di quanto è cresciuta la rivista. Quello che diciamo io vi racconterò in questi 10 minuti è un po' il contenuto principale dell'articolo che io e Giorgio Prodi abbiamo scritto sulle relazioni economiche con la Cina negli ultimi 50 anni. Ovviamente, come dire, trascuro la parte, come dire, un po' pre-riforme, la parte prima degli anni 90, in cui l'engagement con la Cina non fu molto rilevante. Certo, negli anni magari 70, primi anni 80, avevamo delle aziende di bandiera, noi nell'articolo citiamo Montedison, ma insomma non c'era certamente un grande flusso di commercio e di investimenti. Ma sulla scia di quello che ha detto Giovanni, È chiaro che noi abbiamo cercato di fare un reality check nei rapporti tra Italia e Cina, perché un po' siamo un paese siffatto, un po' ovviamente c'è anche la parte celebrativa da parte cinese delle relazioni. Succede che c'è un grande gap tra la retorica e la realtà, insomma, no? Quindi la grande retorica delle grandi civiltà, Marco Polo, eccetera, eccetera, e poi la realtà di un commercio che in fondo forse non ha mai saputo cogliere le opportunità che si sono presentate. Cominciamo da un dato molto semplice: per l'Italia la Cina rappresenta il 3,4% delle esportazioni e il 7,2% delle importazioni. Sì, numeri, diciamo, certo, da tenere in considerazione, ma rendiamoci conto che l'Italia, il commercio dell'Italia, più del 60% è con l'Unione Europea. L'Italia commercia di più con il Belgio e con la Svizzera che con la Cina. Quindi, come dire, ricordatevi i giorni del Memorandum of Understanding, sembrava che improvvisamente l'Italia avesse scoperto la Cina e questa grande opportunità. Non è così. Certo, voi mi direte, bisogna considerare l'export indiretto, che non rientra in queste statistiche. Il Piemonte, la Lombardia, il Veneto esportano la componentistica auto in Germania e poi è la Germania che vende le BMW e le Mercedes in Cina, incorporando la componentistica italiana. Questo certo va considerato.
Il commercio è un commercio che è cresciuto negli ultimi 5 anni, nel 2019 contava 44,6 miliardi di euro, le importazioni negli ultimi 5 anni dal 14 al 19 sono aumentate del 26%, le esportazioni del 24%, insomma il deficit è aumentato, quindi siamo in una situazione veramente di asimmetria, non soltanto dimensionale, ma anche di flussi. Il deficit è aumentato dal 14,6 ai 18,6 miliardi di euro. L'Italia esporta soprattutto macchinari e tecnologie, mentre il Made in Italy, che ci raccontiamo, il tessile, l'abbigliamento di qualità, la moda, i mobili, gli alimentari, copre in realtà solo il 20% delle esportazioni totali. La Germania vende in termini di food e quindi di settore agroalimentare in Cina molto più di noi. Perché? Perché vende prodotti di massa, il latte, la birra, e noi invece abbiamo dei mercati di nicchia fondamentalmente. Continuiamo a acquistare peraltro anche dalla Cina anche macchinari, apparecchiature elettriche e elettroniche. In altre parole, l'Italia non possiede ciò di cui la Cina ha bisogno, tecnologie avanzate, materie prime, e le aziende italiane sono spesso, ce lo siamo detti tante volte, troppo piccole per competere in un mercato grande, affollato e diversificato. Del resto, come dice Giovanni, il memorandum che doveva, nelle intenzioni del governo, cercare di rilanciare le attività economiche e commerciali, aveva un significato fortemente politico, lo scrissi anche nel marzo del 2019. Io e Giorgio Prodi ci siamo divertiti ad andare a vedere quante arance abbiamo esportato nel 2019, perché se ricordate il governo aveva lanciato questa grande idea di quasi in tempo reale di esportare le arance fresche in Cina. Bene, l'Italia ha esportato arance per 162.000 euro circa, la Spagna per 43 milioni di euro. Allora, questo è un aneddoto, se volete, ma riflesso sul versante anche tedesco e francese, ci dimostra che l'MOU non è una condizione né necessaria né sufficiente per fare ripartire il commercio. Tanto è vero che Francia e Germania commerciano molto più di noi senza avere firmato il memorandum of understanding, e anzi Macron, come sapete, ha ricevuto Xi Jinping con la sorpresa Merkel insieme a segnare una sorta di linea rossa in un certo senso. Quindi evidentemente c'è un problema di struttura dell'Italia, Giovanni lo diceva giustamente, no? Facciamo i grandi proclami e poi non abbiamo una cultura di gestione dell'amministrazione pubblica spesso, quindi salvo le rare nicchie ovviamente della nostra amministrazione d'eccellenza, in generale insomma abbiamo alcuni problemi, lo vediamo forse anche in questi giorni nel dibattito politico. Segnalo solo due cose sul diciamo la Belt and Road Initiative e i Made in China 2025 che possono complicare le cose per l'Italia da un certo punto di vista. La Belt and Road Initiative, tanto parlare di porti, va benissimo, parlare di porti, di infrastrutture, beh, di recente il porto di Trieste è di fatto finito in mano tedesca, in gestione quindi di una azienda, di un grosso conglomerato tedesco, quindi evidentemente anche qui c'è un problema tra la retorica e la realtà. Per di più, la Belt and Road Initiative, ne ho scritto io con colleghi, è un esercizio di order shaping, è un esercizio di conformazione e formazione dell'ordine, e ha a che fare con le norme, ha a che fare con le norme, con i regolamenti, e noi l'abbiamo analizzato per esempio nei Balcani, è chiaro, evidente che c'è un contrasto tra l'order shaping dell'Europa e l'order shaping della Cina, quindi c'è un elemento politico che bisogna prendere in considerazione e che sarà sempre più difficile trascurare anche per le aziende. Il Made in China 2025 da un lato renderà più difficile per aziende europee e anche italiane essere competitivi sul mercato cinese, ma richiederà certamente una presenza in loco, e dall'altro le imprese cinesi sostenute dal Made in China 2025 all'estero potrebbero sottrarre anche quote di mercato alle aziende italiane su mercati terzi. Allora, cosa significa tutto questo reality check?
C'è una sorta di dilemma, e qui vado velocemente alle conclusioni, poi se volete ne possiamo parlare anche nel dibattito. Da un lato vi sarà, qual è il tema? Il tema è che l'Italia, come altre medie potenze, lo vediamo con l'Australia, in palese l'Australia in questa settimana è un caso straordinario, le medie potenze rischiano di essere prese nel mezzo della contesa sempre più bipolare, sempre più di guerra fredda tra Cina e Stati Uniti. Non è fatto, non è un caso che appunto l'ambasciatore americano in Italia è andato a visitare il porto di Trieste, insomma, durante l'estate. Da un lato, a causa di queste tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, vi sarà la tendenza a riportare in Italia e in Europa produzioni che si erano spostate certamente in Cina. Ma dall'altra parte, se si vorrà continuare a essere presenti sul mercato cinese e anzi sul mercato regionale dell'Asia Pacifico, grazie anche al nuovo accordo della Regional Comprehensive Economic Partnership, sarà necessario mantenere una significativa produzione in loco. Sarà decoupling, sarà uncoupling, non lo sappiamo, cioè uncoupling significa comunque avere una presenza in Asia e avere degli standard per la produzione asiatica, quindi mantenere quasi una sorta di linee di produzione diversificate all'interno delle aziende. Quindi bisogna che chiaramente anche le aziende adottino una strategia equilibrata che tenga conto di queste due opposte dinamiche. È ovvio che se poi la pandemia ci abituerà a questo mondo così, come lo vediamo in questo momento, più tecnologico, con meno spostamenti, sarà necessario monitorare i mercati lontani con una presenza locale o con nuovi servizi online. Quindi anche le aziende devono rivedere le proprie dinamiche di business nell'approccio con la Cina. Concludo quindi con questo doppio dilemma che in realtà affrontano tutti i paesi d'Europa. Tutti i paesi d'Europa affrontano il doppio dilemma. Da un lato, il mercato cinese è troppo ampio per essere trascurato dalle grandi aziende europee. Magari è sovrastimato, perché alla fine poi i cinesi comprano sostanzialmente prodotti cinesi, insomma, no, non pensiamo che tutti comincino soltanto acquistare prodotti europei e occidentali. Ma dall'altro, le tensioni tra Cina e Occidente non garantiscono che il potenziale del mercato si traduca inevitabilmente in concrete opportunità di profitto. E quindi questo rischia sostanzialmente di portare a una rinuncia, in un certo senso, dei propri valori, anche in tema di Stato di diritto, rispetto delle minoranze, libertà dell'espressione, in nome di possibili concessioni da parte cinese che potrebbero rivelarsi illusorie, soprattutto grazie anche alla doppia circolazione di Xi Jinping, il nuovo mantra di Xi Jinping, che prevede una politica certamente nazionalista temperata da una globalizzazione quanto basta, cioè quanto basta per gli interessi cinesi. Quindi, veramente questa è l'ultima frase, nemmeno l'Italia può pensare di istituire una relazione fiduciaria privilegiata con Pechino nel momento in cui l'Economist parla di commercio senza fiducia, che tutto quello che ci resta è di commerciare ma non di sperare nella fiducia che i liberali avevano negli anni 90, che la Cina si sarebbe diventata come noi sostanzialmente o più vicina a noi. Quindi la strategia migliore secondo me per l'Italia è insistere perché a Bruxelles si prenda una posizione comune, molto difficile perché da un lato avete la Svezia, dall'altro che so, avete l'Ungheria o la Grecia, una posizione comune che faccia i conti con la realtà, che ci piaccia o no, di uno Stato, di un'economia che sarà presto la prima al mondo, ma che non sarà come noi e sarà una potenza autoritaria, alcuni colleghi anche cinesi ormai la definiscono tranquillamente totalitaria. Quindi, come dire, sia noi accademici, sia i policy makers, i politici e gli operatori economici dovranno fare i conti con questa realtà, meglio attrezzarsi, e penso che Orizzonte Cina in questo offra un contributo per andare al di là dagli slogan, perché come succede nelle nostre
nelle nostre media, quando si tratta di politica estera c'è il grande evento, in questo caso l'MOU, che ha fatto parlare tutti i giornali per 3 giorni, e poi la Cina è quasi scomparsa dal dibattito pubblico e ritorna fuori solo per slogan. E siccome appunto di slogan, altri slogan non abbiamo bisogno, grazie ancora per questo incontro di dibattito che secondo me affronta il tema cruciale che la Cina di oggi si può comprendere ciascuno nel rispetto della propria disciplina e che ci serve anche per i concorsi, eccetera, eccetera, ma con un confronto interdisciplinare, perché solo grazie a Orizzonte Cina, solo grazie al coinvolgimento di persone come tanti sinologi italiani, che io ho arricchito le mie conoscenze, diciamo, da non sinologo di Cina. Grazie ancora. Grazie Giuseppe. Grazie tanti Giuseppe per questo contributo, che è stato veramente una messa a punto puntuale, concreta, smaliziata, ma doverosa secondo me, senza falsi trionfalismi e senza grandi appunto voli pindarici verso un futuro che peraltro appunto dobbiamo ancora tutto costruirlo. Mi sembra che poi appunto anche il discorso conclusivo sul come attrezzarsi, quali sono gli strumenti che poi servono a noi, a voi, ai giovani, che cos'è che bisogna fare? Noi che siamo accademici, che siamo qui dentro per formare davvero qualcuno dei nostri giovani che possa rispondere a queste sfide. Questo mi sembra che sia proprio un po' il problema chiave per vedere di capire a un certo punto di non andare a correre dietro a delle chimere, la chimerica che adesso non c'è più, questo decoupling che sta venendo e nel quale noi ci troviamo a essere un pochino, come dicono a Roma, un po' quel vaso di coccio. Quindi non vogliamo essere il vaso di coccio, quindi che cosa fare? Questo è ancora un altro tema che si pone a me come moderatrice di quello che direte voi più avanti, su quelle che sono poi le cose che sono emerse questa mattina, e vediamole brevemente. Innanzitutto abbiamo i 50 anni, che cosa sono stati? Questi 50 anni di appunto normalizzazione, istituzione, i cinesi sono jianjiao, costruzione di rapporti, quindi molto semplice. Però normalizzazione vuol dire qualche cosa, quindi cosa sono stati, cosa sono adesso, che cosa saranno, una prima cosa. Secondo tema, la rivista, come li ha visti, cosa avete, cosa c'è in questa pentola che bolle attraverso lo studio di questi esperti che così con tanta attenzione seguite e costruite, e che secondo me diventa, ha fatto in questi 10 anni di Orizzonte Cina uno strumento indispensabile, davvero indispensabile. Terza cosa, la Belt and Road Initiative, quindi che mi sembra che sia poi un altro grosso tema sulla quale l'Università di Vinsubria ha il coraggio in questo momento e la volontà, la voglia, la visione di lavorare in maniera interdisciplinare, in maniera trasversale, con strumenti che secondo me sono fondamentali, che sono poi anche quelli di un approccio direttamente anche alle fonti originali in cinese. Infatti mi sembra che tutto sommato anche proprio quello che le persone che vedo che hanno parlato qui oggi sono proprio persone che vogliono sfuggire da quella banale autoreferenzialità che un po', diciamo, abita questi, a volte, il mondo accademico, questo parlarsi da soli, dirsi delle cose bellissime, ma che poi non impattano minimamente su quello che è la nostra vita e il nostro lavoro. Per quello che riguarda la Cina, io credo che, e tutti noi ne siamo consapevoli, la autoreferenzialità, alla quale è molto facile a volte scivolare, parlare fra pochi, per formule che conosciamo e per appunto magari con frasi in cinese oppure con formule appunto che sono soltanto appannaggio di pochi eletti, un po' alla confuciana nel passato. Questa va moderata, e questo ve lo dico perché sono quasi 50 anni che anch'io ho a che fare con la Cina, da quella che io dico la lezione che la Cina ci dà costantemente, una lezione di umiltà e di modestia. Sbagliamo sempre, siamo pronti a affrontare questo ed ecco che ci spiazza, perché appunto la Cina non è immobile, ma si muove, e noi dobbiamo continuare più o meno a stargli dietro, soprattutto ad ascoltare, non
prevenuti, ma appunto non volendo insegnare ai cinesi cosa si deve fare, perché noi siamo occidentali e siamo quelli che hanno le categorie e gli strumenti. No, ascoltare criticamente quello che hanno da dire e quindi farci anche proprio un po' chiamare come termini di paragone, perché soprattutto in questo momento, se non si impara a dialogare, a parlare anche con i cinesi e non a parlare soltanto dei cinesi, in questo momento non si esce fuori. E penso che noi italiani, proprio con la nostra tradizione di questo soft power culturale che dobbiamo valorizzare, come hai ragione Giovanni, ma perché dobbiamo sempre fustigarci quando facciamo qualcosa che è importante? No, è sempre tutto un po' così. No, dobbiamo imparare proprio a valorizzare questo come nostro punto di riferimento unico. A questo proposito, e do la parola a Stefano Beltrame perché mi sembra la persona più adatta proprio per rispondere, da diplomatico qual è, a tutte, no, rispondere, no, ma insomma, dire la sua in maniera originale e importante su quelli che sono stati appunto questi 50 anni, come sono andati, che è successo, perché? Perché Stefano ha scritto questo bellissimo, utilissimo libro che è la storia, la breve storia dei rapporti degli italiani in Cina, che proprio per, lo dicevo in una presentazione al circolo del Ministero degli Esteri, cioè il libro di Beltrame, al di là delle cose che dice, che è un concentrato di Cina di questi ultimi 50, di quest'ultimo periodo, non soltanto i 50 anni, perché è molto più ampio, è peculiare anche per le fonti, perché mette in scena, si serve di fonti autorevoli che sono nostre. Finalmente abbiamo un discorso originale, non qualche cosa di seconda o terza battuta che viene o dalla critica e dalla pubblicistica anglosassone oppure da altri tipi di cose. Quindi Stefano attinge a fonti che sono profondamente originali, che ci danno anche proprio un nostro modo di essere. E quindi su questo lo coinvolgo subito, su questi 50 anni. Che anni sono stati? Ricordo che Stefano Beltrame è stato attivissimo console generale a Shanghai, lì ci siamo conosciuti e, come dico io, non ci siamo più lasciati. Ha promosso il nostro dizionario Confucio dell'alimentazione, che è il dizionario che abbiamo fatto per l'Expo, e è stato un po' l'ispiratore del secondo dizionario che abbiamo fatto, quello sui vini e sui vitigni, dove abbiamo promosso l'Italia in Cina, grazie alla collaborazione anche con Gambero Rosso e col meraviglioso team dell'Istituto Confucio e dell'Università degli Studi di Milano. Stefano l'ha voluto, promosso e l'ha diffuso. Quindi è un appassionato di Cina, ma anche un importante punto di riferimento, secondo me, per quello che è la costruzione di rapporti proficui fra il nostro paese e la Cina. Ecco Stefano Beltrame, a te la parola. Grazie professoressa Lavagnino, grazie Alessandra. Io, da bravo diplomatico, nascondo il pensiero con le parole, diciamo. Questa è la battuta di Talleyrand. Ringrazio solo te, non tutti, grazie molto di avermi invitato. Io vorrei fare due chiose e poi vengo a rispondere. La prima è sul ruolo delle minoranze. Io vorrei ricordare, questa cosa mi piace molto, è appena scomparso da qualche mese un grande intellettuale italiano che è stato Amos Luzzatto, che è stato presidente delle comunità ebraiche, che faceva questa analisi che in Europa, diceva lui, siamo tutti minoranza, e a maggior ragione nel mondo globale. Quando noi vediamo 60 milioni di italiani, 1,5 miliardi di cinesi, 7 miliardi di persone nel mondo, l'Italia è una minoranza. Quindi diciamo la difesa delle minoranze che noi facciamo in Italia è la difesa di noi stessi nel mondo globale. Questo secondo me è un concetto molto importante, oltre a quello che si dice, e capire come funziona la mente degli altri aiuta noi a spiegare come funzioniamo noi, diciamo. E quindi è molto molto importante studiare le minoranze. E su questo io devo dire, sono stato a Wenzhou, da dove viene il 90% dei cinesi che sono in Italia, e che il professor Brigadoi ha studiato, e devo dire, per me è stata una scoperta questo suo lavoro, ed è anche uno dei frutti positivi, se posso dire, del Covid. A Wenzhou, che sono lo 0,5% dei cinesi, diciamo, vengono tutti i cinesi che vengono da noi, è una immigrazione storica, sorprendente per molti versi, ma durante il Covid questa comunità, che è stata nascosta
anche per motivi linguistici, per molti anni è emersa. Abbiamo conosciuto un po' come opinione pubblica una nuova generazione di ragazzi cinesi, italianizzati, italiani di origine cinese, che scrivono libri, scrivono poesie, che sono un ponte biologico di dialogo con il mondo cinese. D'altra parte, anche lì la Cina va studiata, va capita. I cinesi, io faccio spesso la battuta che non è verissima, cioè i cinesi che noi abbiamo in Italia in realtà non sono veramente cinesi, perché appunto vengono da una provincia che è lo 0,5% del totale dei cinesi. E un commento quindi legato a questo sull'interculturalità, cioè del dialogo di culture che c'è e che secondo me è molto importante. La rivista, quindi io vorrei poi chiedere se posso al professor Brigadoi di spiegare un po' come è fatta la comunità cinese in Italia, come sono emersi. Però tornando a noi, diciamo, la rivista ha questo elemento interculturale che è molto importante. Io da non accademico vedo, non voglio criticare, faccio un'analisi diciamo asettica, che essere interdisciplinari quando uno pubblica nel mondo accademico è una colpa gravissima. Perché poi, diciamo, se tu tocchi il terreno di un altro senza averlo prima consultato, diciamo, è un po' come l'Inghilterra quando c'erano i campi chiusi. Se tu non vedi uno steccato che esiste nella mente di una persona, quello farà di tutto per metterti fuori. Ma questo blocca la comprensione e ci sono altri due passaggi. Cioè l'accademia che fa queste analisi che io ho scoperto un mondo andando in Cina, di sinologi di grandissimo valore in Italia, effettivamente però è poco conosciuto per vari motivi. C'è la necessità che il mondo accademico, oltre a essere lui interdisciplinare, riesca a trovare un linguaggio che parli a chi poi decide la politica di un paese, e siccome noi siamo una democrazia, questo travaso di conoscenze dall'accademia al governo, diciamo al potere, deve andare oltre e arrivare anche alla pubblica opinione. Qua si arriva al punto dei social media, dove tu, diciamo, dei testi che sono complessi deve cercare di sintetizzarli senza banalizzarli. Cioè il linguaggio su cui bisogna lavorare, io riconosco la rivista Orizzonti Cina questo sforzo, e secondo me va portato oltre a far sì che sia declinabile sui social media, cioè questo è un po', diciamo, detto in maniera brutale, ma sintetizzato. Quello che a me ha molto stupito, diciamo, in risposta a questo lavoro di anni che ha portato l'MOU, su cui poi magari, diciamo, parleremo anche a parte, è che è stato preso dalle dinamiche politiche interne d'Italia e la Cina in quanto tale è scomparsa. Cioè non tutti si sentivano in diritto di dire la loro su realtà che non conoscono. Come si diceva un tempo, no, con il presidente Einaudi, conoscere per deliberare, tu uno sforzo cognitivo lo devi fare. Ed è uno dei motivi per cui ho fatto questo libretto, che è una specie di bignami di storia cinese. Tante persone si rapportano alla Cina e pontificano senza sapere veramente di cosa parlano. Quindi secondo me i sinologi, grazie che fate questi eventi per i 50 anni, che hanno conoscenza, hanno un obbligo morale di farsi capire meglio dal resto del mondo, grazie per questo appunto che fa Orizzonti Cina. Venendo alle questioni, diciamo, 50 anni di relazioni diplomatiche, Alessandra, dicevi benissimo, non è che uno riallaccia come i figli della luce. La verità è che i cinesi, se noi li conosciamo, riconoscono a noi italiani una presenza culturale nel mondo. Quando i cinesi si guardano intorno e vedono quando sono le culture che si possono paragonare alla loro, l'Italia rileva per questo. Quindi, rispondendo anche a Giovanni, no? Non c'è una dimensione solo politica e commerciale, c'è anche una dimensione culturale dove l'Italia ha un ruolo che altri paesi non hanno. I cinesi ci riconoscono una profondità culturale che nel mondo effettivamente è una merce rara. Io vorrei ricordare, è giustissima l'analisi che fa Giovanni, il presidente Xi Jinping, che dice: io ho ottenuto il mio risultato politico a Roma. Poi è andato a Palermo e a Palermo lui ha citato in Torcetta.
che è un gesuita siciliano che è stato ad Agio nei secoli scorsi, che noi avevamo tirato fuori, se posso dire, nel 2016 quando c'era stato il G20 di Agio. I due gesuiti di lì, diciamo, poi per le difficoltà che ha il governo a capire quello che dicono i professori, questo aspetto culturale si è un po' perso, la valorizzazione del ruolo di Marco Polo che descrive Angio nel Milione, di Martino Martini che ha fatto le cartine e di Torcetta che faceva i libri, diciamo i cinesi però l'hanno ritenuto lo stesso, e quando una persona come Xi Jinping viene a Palermo e ti cita in Torcetta ti fa capire che il loro interesse per noi è oltre il riconoscimento di status di cui loro in realtà, insomma, ci potremmo chiedere se hanno veramente bisogno. La Cina, la metto lì per così alleggerire, è un po' il paradosso del marxismo. Cioè, Marx dice che la struttura economica determina la sovrastruttura politica. La Cina è il contrario. In Cina, il Partito Comunista Cinese, il paradosso del comunismo, la struttura politica determina la sottostruttura economica, ma anche culturale. Il fatto che Xi Jinping citi in Torcetta è un fatto della massima attenzione che noi dovremmo cercare di capire e sfruttare. Quindi allargare il discorso, tirare dentro il lato umano, una cosa che mi piace tantissimo del lavoro del professor Brigadoi, vedere questi cinesi in carne ed ossa. I cinesi che noi vediamo al negozietto hanno una loro storia, una loro tradizione anche bellissima, e costruire sui rapporti umani. Io mi fermerei qua, grazie. Sì, allora grazie Stefano per questo primo assaggio. Questo primo assaggio nel quale a un certo punto quando dici che Xi Jinping ha citato in Torcetta è perché Xi Jinping ha avuto uno staff di italianisti eccelso. che hanno imparato, hanno studiato. Hanno imparato in generale con me. La citazione è i miei primi anni in Cina, quando appunto ho aperto il lettorato di italiano all'Università di Shanghai, vi parlo di più di 40 anni fa, e alcuni di quelli poi sono entrati appunto chi nello staff degli esteri come italianisti, perché come traduttori, come interpreti, ma come diplomatici. Quindi c'è una formazione di un'elite specialistica dedicata ai paesi, che la Cina ha sempre fatto, che ha sempre tenuto e ha sempre voluto coltivare con estrema attenzione. E quindi c'è, e cosa che invece nel nostro paese, diciamo che le direzioni sono state altre, con vantaggio, svantaggio, quello che è, non entriamo nel merito di questo. Però voglio dire, qui c'è davvero una capacità di gestire quello che è un rapporto diplomatico e una comunicazione pubblica che, come sappiamo, per la Cina è molto più, tra virgolette, facile che non da noi, perché loro hanno un sistema di comunicazione pubblica che è ben costruito, fisso e assolutamente, completamente unidirezionale, e che quindi non ci sono certo tutte le difficoltà e le differenze del... Ecco, non credo che in Cina ci siano almeno, non lo so, 3, 4, 12, 25 immunologi o esperti di epidemie che parlino. Cioè il vecchio John Anshan, che ha 84 anni, ne dimostra 60, ed è stato il dio, proprio il re della pandemia. Andatevi a vedere i filmati, John Anshan sembra un attore di Hollywood, no? Nuota in piscina, va. Ecco, lui è di fatto uno dei punti di riferimento. Ci sono altri due o tre personaggi e poi è finita lì. Quindi questo perché? Perché c'è una comunicazione fatta in un certo modo. Anche qui questo ci porterebbe ancora ad affrontare altri temi che potremmo magari affrontare forse in altri incontri che possono essere chiarificatori. Come da un certo punto di vista si rivela chiarificatore e stimolante questo. Quindi mi piacerebbe poter appunto seguire anche queste piste, però dobbiamo tornare, visto appunto perché il tempo è tiranno, anche a una parte che mi sembra per Barbara sia importante come per tutti noi, ossia il coraggio della vostra università di aver lanciato un PRIN, che è progetto di ricerca di interesse nazionale, su Belt and Road, in un momento in cui adesso appunto sembra che non se ne parli più, c'è una sorta di timidezza formale a affrontare questo che invece l'anno scorso, quindi c'è proprio un cambiamento totale. Io darei la parola a Barbara Pozzo in questo momento, perché sono certa che ci porterà lungo una strada che ci interessa. Prego Barbara.
Grazie mille Alessandra, io sono molto contenta di essere qui oggi, ho preso già un sacco di appunti e sicuramente ho imparato molte cose. Vorrei prima di tutto, prima di dire qualcosa sul progetto che abbiamo lanciato, però accogliere un po' la sfida che sembra essere stata lanciata agli accademici italiani, nel senso che è vero che noi ci parliamo tra di noi e che siamo tutti molto preoccupati per quello che scriviamo in riviste che devono essere solo di fascia A per arrivare assolutamente a fare certi concorsi e quant'altro, ma ormai anch'io posso dire che un certo tipo di esperienza ce l'ho alle spalle e signori miei, faccio solo quello che veramente mi piace sul serio. E il discorso sulla Belt and Road Initiative nasce perché, prima di tutto, è un discorso affascinante, perché è un discorso che ha mille sfaccettature. Io vorrei fare un po' di, se posso permettermi, anche un po' di outing, nel senso che come comparatista mi sono sempre occupata di tematiche ambientali. Mi sono sempre occupata di tematiche ambientali anche quando il discorso sul diritto dell'ambiente veniva preso in considerazione come una tematica meramente di diritto amministrativo, come un qualcosa di nazionale, e invece forse a me la prospettiva che interessava era quella proprio del diritto comparato, perché mi era sembrato subito abbastanza chiaro che la problematica ambientale non si potesse racchiudere e rinchiudere nei confini dello Stato-nazione, per il semplice fatto che il problema ambientale è un problema che va ben al di là delle questioni nazionali, che va ben al di là dei nostri confini. Quindi con questo approccio mi sono avvicinata a un progetto di rilevante interesse nazionale che per le altre unità di ricerca copriva soprattutto quelle che sono le problematiche relative alle infrastrutture, all'utilizzo dei porti, alla rivitalizzazione di rapporti di stampo commerciale. Però in realtà la One Belt, One Road Initiative è sicuramente, cioè sicuramente è stata presentata come una delle più grandi iniziative della nuova politica commerciale intrapresa dalla Repubblica Popolare Cinese per collegare la Cina, l'Europa, l'Asia, l'Oceania, l'Africa. Però in realtà il potenziale impatto della nuova Via della Seta è enorme anche sotto altri profili, che non riguardano semplicemente le infrastrutture e il commercio, ma riguardano anche questioni chiave come la sostenibilità. Va da sé, proprio per come è stata pensata, che la One Belt, One Road Initiative creerà nuovi rischi ambientali in tutto il continente eurasiatico e credo soprattutto nei paesi con primati scarsi di governance ambientale, comprese le ex repubbliche sovietiche e la Russia stessa. Ora, dal punto di vista europeo, la sfida implicita in questo grande progetto sarà proprio quella di garantire che sia costruita, gestita in modo sostenibile e che presti adeguata attenzione all'ambiente e all'impatto sociale che potrebbe essere causato non solo in Europa ma anche lungo tutti i corridoi che questa coinvolgerà. Mi sia permesso ricordare a questo proposito che l'Unione Europea ormai svolge un ruolo che è di politica internazionale nel settore dell'ambiente e cerca di esportare i suoi modelli ambientali pensando di, e sottolineo pensando in buona o mala fede, che questi siano standard elevati che sarebbe opportuno che venissero veicolati anche in altri paesi. A me sembra che lo sprint iniziale sia possa condensarsi in queste parole. Scusatemi, diciamo così, il linguaggio terra-terra, ma penso sia efficace. L'Europa si è rivolta alla Cina dicendo vieni pure con la One Belt, One Road Initiative, ma ricordati che appena metti il piedino in Europa dovrai rispettare tutte le regole in materia ambientale che noi abbiamo qua. E la Cina, secondo me dando un po' un puffetto all'Europa, ha detto scansati in là. Noi faremo molto di più, faremo molto di più. Noi lanceremo la nuova civiltà ecologica. Quindi non mi venire a raccontare queste cose
che devo rispettare i tuoi standard ambientali, cara vecchia Europa, perché noi faremo molto molto di più. E allora in questa dialettica tra l'Europa che cerca di rilanciare i suoi modelli ambientali come modelli raffinati, efficaci, efficienti nel resto del mondo, anche attraverso accordi di stampo commerciale, e la risposta della Cina che dice ma lasciamo perdere, no? Sto arrivando io ho ben altro da raccontare che il rispetto dei tuoi standard ambientali, e posso farlo con tutto quello che io sto veicolando con la One Belt, One Road Initiative, perché quando mi muovo io posso veramente smuovere tutta una serie di, diciamo così, di persone, tanto per cominciare, di vie, di commerci, di potenza economica, di strumenti e quant'altro. Ecco, in questa dialettica tra Europa e Cina sul problema ambientale, secondo me ci sarà tantissimo da dire. In primo luogo perché è già importante che la Cina abbia preso questo punto, questo punto di partenza, no? Cioè non abbia semplicemente voluto declinare l'invito, ma piuttosto l'abbia voluto quasi rinforzare, dicendo ma noi stiamo creando questa nuova politica che sarà molto più efficace di quanto tu possa limitarti a fare, cara vecchia Europa. E se si va a vedere quello che effettivamente la Cina ha fatto in questi ultimi anni, è veramente tantissimo. Cioè non sono state soltanto parole. Dal suo annuncio nel 2013, il concetto di nuova via della seta ha subito un'evoluzione incorporando una dimensione verde nel corso del tempo, e ciò va di pari passo con lo sviluppo di una nuova fase anche in termini di politiche interne in Cina. Nel 2015 il governo cinese ha proprio lanciato questa nuova civiltà ecologica come uno dei 5 pilastri interconnessi per lo sviluppo di una nuova bella Cina. E questo annuncio non è soltanto, diciamo così, uno slogan, ma è stato supportato da tutta una serie di importanti politiche ambientali. L'aggiornamento della legge sulla protezione ambientale cinese, un piano di cooperazione ecologica e ambientale per la nuova via della seta che il Ministero della Protezione Ambientale ha pubblicato nel 2017, un rapporto sullo sviluppo sostenibile relativo alle imprese cinesi all'estero. Quindi tutta una serie di iniziative che dimostrano che il governo cinese ha raggiunto piena consapevolezza del fatto che la One Belt, One Road Initiative deve contribuire anche a quelli che sono i goals dell'agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nel 2030. Ma tutto questo però ci porta anche riflettere su una cosa che i comparatisti sono abbastanza soliti intravedere. Ecco, ci sono spesso queste grandi iniziative, questi grandi slogan, che sono effettivamente forse anche declamati in buona fede, ma che poi nel momento in cui devono essere, diciamo così, non soltanto meramente promulgati sotto forma di norma di legge, ma devono anche essere recepiti nella prassi, devono essere anche seguiti dalle persone, seguiti dalle imprese. Ecco, lì nel momento dell'implementation c'è un gap incredibile, e l'aspetto secondo me più interessante di questa dialettica Europa-Cina potrebbe essere quella di comprendere come questa law in the books, che sembra ormai essere certa perché c'è tanto di scritto, tanti documenti, c'è voglia di promulgare nuove norme, c'è voglia di fare in modo che queste vengano anche rispettate dalle imprese per certi versi, ma come si tramuterà in concreto in law in action? Cioè questo gap tra law in the books e law in action secondo me è una cosa estremamente interessante da studiare, da vagliare in questo momento. Altra cosa, siamo abituati a studiare che soprattutto in questo mondo che è sempre più globale, e lo è anche in campo ambientale, ci sono i cosiddetti trendsetters. Gli Stati Uniti sono stati un trendsetter più o meno fino a Bush padre, fino al 1992 il diritto internazionale dell'ambiente si è sviluppato sulla scorta
di tutta una serie di insegnamenti anche molto efficaci che ci derivavano dal sistema statunitense. Dal 92 mi sembra che il testimone sia passato all'Unione Europea, che ha introdotto le competenze ambientali nel trattato, che ha sviluppato, credo, quella che oggi può essere conosciuta come una delle più moderne e raffinate normative in campo ambientale. Ciò che poi si declina anche in materia di disciplina dei cambiamenti climatici, ma anche di politiche energetiche, perché non si fa una politica in materia di cambiamenti climatici senza una politica energetica che possa sostenerla. Allora, adesso quello che mi chiedo è questo: se si muove la Cina diventerà la nuova normative power anche in campo ambientale? Come lo farà? Che cosa intende fare? Perché poi tra la Cina e l'Europa ci sono di mezzo tantissimi altri paesi che si trovano in un certo senso a dialogare da un lato con l'Europa, che con i suoi accordi commerciali introduce sempre delle clausole di salvaguardia ambientale, di incremento e di innovazione in materia ambientale, e la Cina che, se si muove dall'altra parte in senso opposto, con questa nuova potenza, con questo anche nuovo entusiasmo, con gli strumenti che ha a disposizione, beh, sicuramente ha tutte, diciamo così, le credenziali per diventare un nuovo trendsetter a livello globale in materia ambientale. Vorrei dire qualcosa di estremamente provocatorio. Forse il fatto che sia quasi dittatoriale per l'ambiente va forse meglio, perché se si riuscissero ad imporre certe norme, forse noi siamo sin troppo democratici in campo ambientale. Noi dovremmo veramente dire adesso basta. Ci dovrebbe essere veramente un nuovo passo su queste materie. Capisco che sia molto provocatorio, però forse in certi settori la capacità di dire adesso si fa così, forse non è neanche troppo male, ecco. Però mi rendo conto che è assolutamente una provocazione. Per il resto, io vorrei concludere dicendo una cosa. Chi osserva il graduale aumento, proliferare di norme in campo ambientale, si rende conto che da un lato queste sono sempre più tecniche e difficili da comprendere. Guardate, io sono anni che studio queste tematiche, ma stare dietro a quello che sono ad esempio le negoziazioni in materia di cambiamenti climatici, seguendo anche tutte le varie conference of the parties, è qualcosa di molto complicato, anche per chi può essere considerato un addetto ai lavori. Far penetrare questo con un linguaggio, come diceva prima Stefano Beltrame, da social media alla popolazione per convincerla che questa è cosa buona e giusta, non è, well, it's not an easy task, cioè è veramente una cosa difficile, è veramente qualcosa che di cui tutti noi, certamente anche noi accademici, dobbiamo essere coscienti e fare quello sforzo, come hai detto tu prima, di umiltà e modestia che la Cina ci insegna per poter cercare di veicolare tutta una serie di messaggi all'esterno. Però noi possiamo sforzarci, dall'altra parte ci deve essere anche qualcuno che è disponibile a farlo, perché perdonatemi, ma in questi, penso, ormai 20 anni che mi dedico, sono 20 anni che sono in cattedra, quindi sono 20 anni che mi dedico senza problemi di concorso a un tema che mi piace, e tante volte sono andata a parlare con le imprese, tante volte sono andata a parlare con le associazioni degli industriali, ma non è che sono sempre stata ascoltata, e non chiedevo soldi, chiedevo collaborazione. Quindi diciamo che il discorso deve essere fatto a tutte e due le parti, cioè l'accademico deve parlare, ma deve trovare anche un interlocutore che tutto sommato è disponibile ad ascoltarlo. L'altra cosa, e con questo voglio finire, volevo cercare una citazione che volevo farvi perché è troppo carina, vediamo se la trovo. C'è un insegnamento, dato che abbiamo parlato di un gigante, parliamo anche dell'altro, anche se forse un po' più piccolino, di quello che avviene spesso con queste norme che entrano in vigore, dicevo, da un lato molto complicate, dall'altro norme che diventano, che si susseguono ad un ritmo abbastanza accelerato e che alle volte diventano anche obsolete, e mentre diventano obsolete continuano a non essere applicate, no? Ho trovato una bellissima sentenza della Corte Suprema indiana
che ci racconta un pochino così la disillusione dei giudici indiani che sono stati molto attivi nel settore dell'ampliamento di quelle che erano le possibilità, ma soprattutto gli strumenti del diritto ambientale in India. C'è questa bella sentenza, ve la citerò in inglese, ma sono sicura che non avrete difficoltà a seguirmi, neanche il pubblico. If the mere enactment of laws relating to the protection of environment was to ensure a clean and pollution-free environment, then India would perhaps be the least polluted country in the world. But this is not so. Quindi al di là di quelle che sono queste bellissime leggi che possono entrare in vigore, poi bisogna veramente cercare di fare il passaggio successivo, cioè andare a capire se queste vengono effettivamente implementate, e questo necessita di uno sforzo ulteriore anche da un punto di vista finanziario, ma necessita di un vero sforzo nel convincere le persone che non ce n'è un'altra scelta, e questo discorso sull'ambiente deve essere preso in considerazione in ogni e qualsiasi iniziativa dovesse riguardare non solo la One Belt and One Road Initiative, ma anche tutte le future iniziative con la Cina. Grazie. Grazie mille, Barbara, per questo contributo, sia assolutamente stimolante e pieno anche di punti interrogativi ai quali bisogna dare delle risposte. Bisogna dare, ci mettiamo lì a pensare, perché per esempio a me quello che viene in mente, proprio per quale possa essere il linguaggio più adatto per stimolare, per convincere i nostri potenziali interlocutori su quello che, in merito a quello che può essere una maggiore proattività rispetto a certi progetti, a certa attuazione a certi progetti internazionali. Questo ancora una volta è un aspetto comunicativo molto importante, sul quale bisogna davvero fare delle riflessioni, perché è vero che, è soltanto un brevissimo accenno, che l'Accademia appunto a volte si parla da sola, però bisogna in maniera assolutamente importante occuparci anche di quella che è la dissemination di quello che noi facciamo, e quindi trovare davvero quello che è un modo immediato anche proprio di doti di comunicativa, che mi sembra che in questa panel di oggi sia stato, abbiamo visto ampiamente che tutti quanti per il loro anche entusiasmo, per la passione con la quale conducono i propri studi, sono, mi sembrano dotati. Quindi credo che ci sia proprio un compito, ripeto, continuare a stare dietro a tutto quella, alla marea di quantità di cose che vengono pubblicate, e la Cina in questo, in lingua inglese, ma soprattutto in lingua cinese, non ci dà tregua, nuove parole, nuovi modi, nuove formule, social media che poi non sono controllati. Quindi c'è una messe di lavoro da fare, e formare persone che abbiano accesso a questo e che lo mettano a disposizione in maniera diretta e assolutamente volontaristica, ma insomma in maniera davvero reale, generosa, in maniera generosa. Ma, ripeto, qui tra l'altro stiamo praticamente raggiungendo il termine della nostra conversazione. Dobbiamo rigorosamente chiudere alle 12, Daniele, oppure abbiamo un quarto? Non ti sento. Devi attivare il microfono, Daniele. Daniele, non ti sentiamo. Scusate, io credo che possiamo prenderci magari un po' di spazio in più, fin tanto che almeno i nostri tecnici non ci avvertono che è ora di... Ma io direi di tenere ancora fino alle 12:15, va bene? 12:15 chiudiamo, quindi abbiamo un quarto d'ora per dare la parola a quelli di voi che vogliono concludere quello che hanno iniziato, molto brevemente, cerchiamo di essere sintetici, però appunto di rimanere sempre nel solco di questa aspetti stimolanti che abbiamo affrontato oggi, appunto i 50 anni, Belt and Road, la rivista, come comunicare, prego. Sandra, grazie. Volevo limitarmi ad un'osservazione, perché credo sia importante anche per il pubblico che ci sta ascoltando. Noi abbiamo molti studenti che ci stanno seguendo in streaming, in diretta, e in particolare quest'ultimo, se posso chiamarla così, quest'ultima perorazione che hai fatto rispetto alla necessità di robuste competenze che si mettono al lavoro su l'intenso compito di decodifica e di lettura e di ascolto
umile, ma come dire, determinato. Ma anche no? critico, Daniele, critico, anche un critico, ascolto anche che non critico, sia un ascolto compiacente. Sia intenso. Perdonami, posso dire una cosa? E qui io lo dico da direttore dell'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano. Certo. Ascoltiamo, ma siamo critici e non siamo compiacenti, non siamo assolutamente a difendere preconcetti o cose che vengono da altri. Siamo in Italia, il nostro è un paese democratico e su questo siamo fermi. Siamo liberi di dire quello che vogliamo e vogliamo continuare ad esserlo. Questo è lo spirito, un ascolto critico. Scusami Daniele, ma è una precisazione che mi sento di dover fare, soprattutto in questo momento in cui ci sono tutta una serie di direzioni anche complesse, per non dire molto critiche, nei confronti del ruolo degli istituti Confucio nelle università italiane. Quindi concordo perché ricordo appunto con molto piacere abbiamo inaugurato anni fa un polo didattico dell'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano proprio alla vostra università. Quindi sappiamo che abbiamo una collaborazione intensa, ma assolutamente che si basa su principi di estremo rispetto delle posizioni di tutti. Prego. E questo dice, i nostri studenti lo sanno bene, perché negli ultimi anni, grazie proprio a questo sodalizio con l'Istituto Confucio, hanno potuto diciamo così beneficiare con numeri consistenti di borse di studio per andare a completare la propria formazione in Cina. E quello che volevo ribadire è questo. Questo è stato un anno difficile per tutti noi, ma difficile soprattutto per i ragazzi che si sono accinti a studiare questa lingua e a confrontarsi in generale con l'universo Cina, perché per esempio in quest'anno di pandemia molti di loro che avrebbero voluto partire per formarsi ulteriormente in Cina non lo hanno potuto fare, e c'è molta ansia tra i nostri studenti rispetto alle prospettive anche delle scelte di carriera che hanno intrapreso. Ecco, io vorrei cogliere l'occasione di questo momento di comunicazione più esteso anche per ribadire loro quanto invece è necessario che continuino a perseverare, ad avere fiducia nel percorso che hanno intrapreso, perché abbiamo bisogno di conoscere meglio la Cina, abbiamo bisogno di conoscerla meglio, abbiamo bisogno di interpreti qualificati e sappiamo di poterli formare, perché questa è una cosa che con il tempo l'Accademia Italiana è riuscita progressivamente a mettere a punto in maniera sempre più efficace ed efficiente. E questa è una cosa che spero i ragazzi trattengano. Io mi limito ad aggiungere, per quanto riguarda il mio contributo alla discussione di oggi ad Orizzonte Cina, soltanto molto brevemente due cose. Io da 6 anni a questa parte ormai, su questa rivista gestisco una rubrica che c'è sempre, quindi praticamente chi legge Orizzonte Cina mi incontra costantemente, e lo faccio con una meta precisa. Il mio obiettivo è proprio quello di far presente a chi ci legge e alla diversificata compagine di lettori e di lettrici che abbiamo, che appartengono non soltanto al mondo dell'accademia, ma anche al mondo, per esempio, delle istituzioni e dell'impresa, quanto sia importante il fatto che la Cina ospiti la più grande collettività di cittadini della Repubblica Popolare Cinese residenti all'estero in Europa, e che questa non sia una presenza recente, bensì una presenza di antica data, e che attualmente, come ricordava il ministro Beltrame poco fa, si sta facendo sentire, sta vivendo un suo coming of age, no? Abbiamo una maturazione di una seconda, in alcuni casi addirittura terza generazione, che sta prendendo parola, sta prendendo posizioni sui temi che le sono più cari, e che in termini più ampi e allargati è un soggetto collettivo, culturale, sociale e politico di tutto rispetto, e non è un, diciamo così, un soggetto secondario in questa storia delle relazioni tra l'Italia e la Cina. Ha seguito con noi tutto l'itinere di questa storia delle relazioni italo-cinesi del Novecento, perché i cinesi sono qui dal 1926, proprio questi qui della zona di Wenzhou che ricordavamo prima. E il fatto che oggi i cinesi d'oltremare siano, oggi più che mai, lo sono stati anche in altre epoche, ma oggi più che mai sono al centro
di un discorso politico molto forte sul ruolo che la diaspora cinese è chiamata a ricoprire in questo grande sogno cinese di rigenerazione della nazione, ne fa un altro degli elementi di attenzione, tant'è vero che per esempio anche all'interno della cornice del nostro PRIN l'impatto comunicativo della Belt and Road Initiative anche sul modo in cui viene interpretata nelle sue ricadute locali dalla diaspora è uno degli interessi di ricerca, quindi mi limitavo soltanto ad aggiungere questo tassello ulteriore e lasciando poi che la conversazione vada dove la porteranno i nostri stimati relatori e relatrici. Io vedo tra l'altro intervengo subito perché vedo una mano alzata di Paolo Luca Bernardini. Cosa dice Paolo Luca Bernardini? Si apre il microfono, lo vediamo e sentiamo. Il video che non funziona benissimo, no? Io ho sentito colleghi giuristi e economisti riguardo ai dati del mercato dell'import-export Italia-Cina, ma al di là del discorso dell'import-export, non vale vedere quali sono gli investimenti. Allora, per quello che riguarda la società estera, il collega mi ha aggiornato su quello che è avvenuto per il mio giorno del fatto che la società hamburghese ha preso il controllo di gran parte delle porte di Trieste. Ma è anche molto vero che la società hamburghese probabilmente... Scusaci Paolo, guarda che ti sentiamo molto male, non so se puoi avvicinarti al microfono o... Non si sente bene, scusate. Adesso meglio. Scusate, adesso si sente meglio? Sì. Volevo semplicemente dire che per quello che riguarda l'aspetto degli interessi commerciali ed economici, l'FDI, cioè i fondi diretti di investimento stranieri nel nostro paese, sono cresciuti enormemente negli ultimi anni, prima erano molto bassi proprio per l'afflusso cinese, quindi non c'è solo il discorso dell'import-export, prima per la società, ma questo dovrei vedere, che ha preso in gestione il porto di Trieste, una società tedesca, per una società hamburghese, dove probabilmente c'è una partecipazione cinese data la presenza enorme della Cina nel porto di Amburgo, che è uno dei principali porti del mondo, con tutto rispetto per Trieste, che ha avuto buone performance negli ultimi anni nei porti italiani, che è il primo porto per terra italiano. Secondo aspetto, sono i grandi investimenti che sono da tenere presente, ad esempio la Cina ha acquisito, se non erro, ripeto, io non sono un economista, sono uno storico, ma sono molto interessato, ha acquisito il 40% di Ansaldo Energia. Ansaldo Energia è un colosso immenso, quindi al di là dell'acquisizione, diciamo così, minori solamente per mettere dei gioielli in casa, come, non so, i motocicli Benelli o altre cose piccole, per quanto rappresentative della storia italiana con i Benelli, ricordiamoci che è un'entrata così forte nel saldo energia, che è un colosso infinito, è da tenere presente. Quindi direi non solo il rapporto di import-export della bilancia commerciale, i numeri che ha dato il collega prima indicano in ogni caso un'inferiorità al 10% sia per l'import sia per gli export. In realtà ci sono delle forme di intervento nell'economia italiana fortissime che poi possono essere viste negativamente, come c'è stato un recente intervento di Silvio Berlusconi contro questo, ma possono essere viste anche positivamente in un'ottica di globalizzazione dell'economia. Qui finisco. Grazie per questa precisazione che mi sembra che completi abbastanza, che completi anche il quadro che è stato tracciato in maniera molto esauriente da Giuseppe Gabusi. Abbiamo ancora qualche minuto, penso che sì. Di carne al fuoco ne abbiamo tanta. Diciamo molto velocemente, allora ovviamente trattiamo anche di questo argomento degli investimenti nell'articolo, quindi non potevo certo raccontare tutto in 10 minuti, però grazie per la precisazione. Ovviamente questo dimostra come sia veramente tutto più complicato, anche la precisazione sulla società di Amburgo è evidente, come ormai dal punto di vista finanziario ci sono degli intrecci assolutamente incredibili dal punto di vista internazionale, che molto, molto spesso è difficile anche identificare, per cui questo assolutamente sì. Voglio fare soltanto due piccole cose. Una che secondo me
Allora, in generale, secondo me, il ruolo dell'accademico, come diceva prima anche Alessandra, è quello di essere critico, di riportare tutto con i piedi per terra e dire: anche i cinesi spesso scrivono delle cose in inglese e magari loro stessi non credono nelle cose in cui scrivono per una platea internazionale. Quindi bisogna, come dire, stare con i piedi per terra, magari in veste informale, a pranzo o a cena, dirci le cose un po' in faccia, come siamo come esseri umani sostanzialmente. Per esempio, a me viene da dire al governo precedente che mi deve spiegare questo mistero per cui la forza di maggioranza che era contraria ed è contraria alla TAV in Italia ha firmato un documento che riguarda il più gigantesco piano infrastrutturale sull'Eurasia, come diceva la collega Pozzo, con grandi problematiche anche ambientali. Quindi un giorno o l'altro qualcuno, per cortesia me lo devo dire, in questa ottica di via dagli slogan e terra terra, parliamoci chiaro. Secondo, su questo tema, per esempio, con i cinesi si potrebbe dire: d'accordo, allora, se usciamo con degli slogan e poi vogliamo riempirli di contenuti, cerchiamo di confrontarci su questo. Destino comune dell'umanità. Qual è questo destino comune? Che cosa avete in mente? La mera sopravvivenza? Beh, quella è del diritto internazionale, è la coesistenza pacifica, quindi non è che dobbiamo inventarci grandi cose sul destino comune. Cerchiamo di non farci la guerra e di vivere uno a fianco all'altro secondo le proprie considerazioni. Oppure volete andare oltre e quindi, per esempio, di multilateralismo. Cosa significa per voi il multilateralismo? O l'uso delle risorse? Quale tipo di uso delle risorse ci porta verso quale destino comune, ad esempio? O la libertà di pensiero? È un destino comune dell'umanità sottoporre il discorso prima di una conferenza universitaria alla censura preventiva? O il destino comune è questo di oggi, che noi siamo venuti qua liberamente e abbiamo detto quello che pensiamo tra persone civili, lasciando che poi la politica faccia il suo mestiere? Non lo so. Quindi, secondo me, forse questa è l'ottica dell'engagement, diciamo, culturale, è forse la sostanza che riempie poi il rapporto al di là della retorica. Tutto qua e qui vi ringrazio e mi taccio. Grazie. Sì. Penso che sia molto opportuna anche questa riflessione di Giuseppe, proprio perché in questo momento è necessario trovare un terreno comune con il quale parlare. Cioè, è inutile che io continui a parlare di mele quando in realtà si sta parlando di pere. Quando, appunto, bisogna anche sapere da un certo punto di vista il come i cinesi dicono le cose, che molto spesso, io faccio sempre un esempio molto banale. Un cinese non dirà mai: vieni a cena da te, non ti dirà mai: è tardi, vado via. Dirà: non è più presto. Dice: shujianbu zaola. Quindi ha un altro modo per dire le cose, molto spesso. Io quando parlavo con i cinesi dicevo: io non sono d'accordo. La gente sbiancava. Perché non si può dire. Devi dire: io ho un'altra opinione. La mia opinione. Io ora dico la mia opinione. E quando uno dice: io yijie, si capisce che è un'opinione, un'osservazione, una cosa. Questa è una cosa che... Chi ha purtroppo, per fortuna, avuto a che fare con quella Cina tremenda di 40 anni fa, ha imparato a, come dire, sgusciare attraverso queste cose, anzi a dirle anche come le dicono loro. Il destino comune vuol dire che siamo nella stessa barca. Ragazzi, è inutile farci la guerra perché siamo nella stessa barca. E quindi non mettiamoci a rispettiamoci l'un l'altro, perché qui se no affondiamo tutti. Ecco, questo è un po' un discorso. È veramente un'attenzione, ripeto, critica, perché io devo imparare come dicono loro, ma loro devono anche imparare come dico io, perché non è che io devo diventare, farmi cinese, assolutamente no. Io veramente, come diceva Todorov, uno dei percorsi proprio sul della conoscenza dell'altro è proprio quello di non diventare l'altro, ma far sì che l'altro aiuti te a capire meglio te e lui. Quindi secondo me c'è veramente molta strada da fare. Non voglio fare proprio la maestrina col dito puntato. Però, sul serio, credo che bisogna in questo momento sapere, l'hai detto tu, mi sembra, Giuseppe, prima, dobbiamo fare i conti con la Cina. È un sistema diverso dal nostro. Non si può più non tenerne conto, perché veramente, e dobbiamo fare quello che hanno fatto loro, cioè da più di 100 anni, cioè che l'Occidente serva come strumento, però il sapere sia quello cinese. E loro si sono messi a studiare, hanno tradotto, hanno imparato, hanno fatto. Noi purtroppo non abbiamo studiato, perché noi siamo andati sempre lì cercando di dire: guarda, abbiamo ragione noi. Lo dico in termini molto molto semplici, molto molto
immediati. Bisogna mettersi a studiare. Questo è il mio, ma veramente non per, ripeto, non per diventare cinesi, ma per dialogare davvero. Prego, ci sono ancora quasi 5 minuti. Coraggio, non voglio essere io che concluda. Okay. Qualcun altro, a qualcun altro le parole conclusive. Prego. Allora, dico soltanto un mio, sono Giovanni, dico soltanto un mio diciamo, commento proprio su questo punto che sollevavi, riferendo della necessità di continuare anche a tenere forti le relazioni con la comunità degli italianisti cinesi. Questo dal mio punto di vista è il lavoro, diciamo, originario, no? Che tu hai svolto e pochi altri colleghi, che poi ha fruttificato nel tempo, ha portato, come sappiamo, gli studi sull'Italia e soprattutto sulla lingua e cultura italiana, questi non sono sufficienti, a proliferare. Non sono sufficienti perché tendono a essere ancora studi che nel loro paese interfacciano poco con le altre discipline. E questo è un problema speculare al nostro, nel senso che noi abbiamo avuto storicamente questa difficoltà di far dialogare le discipline di scienze sociali con gli studi sinologici. A me pare che la conversazione di oggi sia anche una testimonianza molto rassicurante, molto motivante sul fatto che siamo in una fase diversa oggi. Io credo e sono felice nel nostro piccolo di portare il contributo che Orizzonte Cina può per agevolare, no? Creare lo spazio perché questa conversazione avvenga. Ecco, nel caso cinese non dobbiamo dare per scontato il fatto che effettivamente quando tu parli con i nostri colleghi e guardando gli studi sull'Italia fuori dalla dimensione linguistica si nota, perché sono pochissimi, no? Quindi la settimana prossima avremo un seminario sui 50 anni a cui penso, spero, dovrebbe partecipare anche l'ambasciatore Ferrari, sarà ospitato dalla Beida e lì ho chiesto di intervenire a due colleghi, Zhong Jun e Sun Yanghong, sono tra le pochissime voci, no? Sun Yanghong è l'erede nell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali di Luo Hongbo e che dunque porta avanti, no, questo filone di carattere più economicistico. Zhong Jun invece, incredibilmente, io l'ho scoperto cercando su China Knowledge Infrastructure, io ogni tanto monitoro, no, chi scrive sull'Italia le nostre cose, e finalmente ecco un politologo, questo alla Chongqing University, che affronta le peculiarità, gli arcana imperi, ecco, della nostra complessa realtà politica italiana per renderle intelligibile. E con questi colleghi, secondo me, una conversazione anche per incoraggiarli e per riconfrontare le note, no, reciproche sul fatto che i nostri studenti di sinologia, di scienza politica, si devono confrontare gli uni con il mondo degli altri, e lo stesso è auspicabile che avvenga tra gli studenti di italianistica prima che arrivino qua conoscendo GAD meglio che non diciamo i lineamenti dell'economia nazionale. Questo è molto importante, secondo me, e quindi lo sforzo che ammirevole, no, e pionieristico che tu facesti, Sandra, secondo me oggi ha bisogno, non so come dire, forse anche dalla parte istituzionale, se mi posso permettere, di un momento di impulso successivo e ulteriore che in qualche modo agevoli nel contesto molto più rigido di quello italiano, non solo per motivi politici ma anche proprio come struttura accademica formale, che agevoli gli accessi di quella popolazione studentesca cinese, che noi sappiamo sarà poi interprete delle relazioni con l'Italia, a contenuti che appunto vadano al di là degli aspetti linguistici e culturali. Però abbiamo bisogno che capiscano il nostro paese così strano e così complesso un pochino come funziona, perché altrimenti l'interregno tra la loro uscita dalla formazione e l'inizio, che come sapete è quasi immediato, no, dell'esperienza lavorativa per loro, quell'interregno pone dei problemi significativi di capacità, diciamo, di costruirsi fuori dagli studi le competenze per poter gestire in modo efficace anche loro le relazioni con noi, perché tu hai, io penso, estremamente ragione sul fatto che hanno studiato, ma l'ambizione di proiezione verso l'esterno che la Cina ha è talmente estrema, somiglia molto a quella statunitense di un secolo e mezzo fa, cioè veramente è una sfida generazionale immensa per chi deve aiutare a capire come interfacciarsi col Suriname, la Guinea-Bissau e l'Italia, allo stesso tempo che sta già chiaramente mettendo sotto pressione il Wajiaobu, il Ministero degli Esteri cinese, in modo imponente, ma anche tutte queste dimensioni delle competenze nelle università. E lì noi possiamo giocare una parte, credo, come italiani.
per aiutarli a formarsi le competenze su di noi in una maniera che sia la meno distorta possibile, perché poi il nostro è un paese così complicato. Ecco, pensateci, chi di noi conosce un'università che offre un corso Italy 101, cioè proprio entry level su Italian Politics, Society and Economics? Da me a Torino non c'è. Io ricevo studenti in mobilità che fanno il double degree con noi, e la mia battaglia per adesso perdente in dipartimento è chiedere le risorse per assicurarci che quando arriva lo studente a Torino a studiare, non studi la Cina. Voglio dire, va bene, Torodov, sono d'accordo, capisce se stesso guardando come parliamo noi della Cina, ma io vorrei capisse anche noi. E sto problema esiste enormemente. Arrivano e noi non siamo in grado di erogare facilmente un corso che offre elementi sull'Italia. Ed è una carenza, quando tu la spieghi in Ateneo ti dicono, ma noi facciamo il corso di lingua. Ma io fatico a capirlo io stesso, il mio paese. Mi domando come fanno questi ragazzi qua, anche conoscendo la lingua, a capire come siamo fatti. Siamo mica normali neanche noi, né? Grazie Giovanni. Non credo che dobbiamo rispondere adesso a questi quesiti. Credo che di domande ne abbiamo poste tante sul piatto. Credo che questo possa essere lo spazio per davvero anche altri incontri che possiamo fare, anche perché esatto, fortunatamente questo brutto momento ha però il grande vantaggio di poterci mettere insieme dalle nostre case e dei nostri uffici e veramente aprire un dialogo e continuare un dialogo che ci consenta, secondo me, in termini già immediati, di chiarirci, secondo me, proprio snebbiarci anche un po' la testa, e snebbiandoci anche un po' la testa farci venire anche delle altre idee. E allora a questo punto, di nuovo, mi piacerebbe riconvocarvi a questo punto come Istituto Confucio, magari nel prossimo semestre per una conversazione, non lo so. Pensiamo insieme delle cose, davvero, con grande voglia di fare e soprattutto con un atteggiamento, ripeto, ascolto critico e voglia di condividere criticamente, ma anche con molta apertura verso l'altro. Mi sembra io poi non sono una buonista, non capisco perché sto finendo con questa cosa volevo se bene, non è assolutamente questo. No, comunque, diciamo che i momenti di pandemia poi fanno scoprire questa voglia di guardarsi sorridere tutti, e quindi siccome mi vedo sorridere, sorrido ancora di più anch'io. Anche allora, un po' di spirito natalizio forse. È vero, sì. Sicuramente. Molti auguri di buonissime feste, stiamo prudenti, siamo bravi, continuiamo a sentirci, e allora io da lontano vi abbraccio tutti, ringrazio veramente tutti quelli che hanno voluto organizzare e condividere con me questa bellissima giornata, e di nuovo un altro abbraccio per tutti voi, e penso che anche voi lo condividiate, va bene? Grazie. A presto, di cuore. Alla prossima. Senza dubbio, non finisce qui, va bene? Sì, grazie a tutti quanti. Arrivederci. Io stacco, io chiudo. Arrivederci. Ciao. Abbandono. Arrivederci.